anche Marco Manunta e il professor Sergio Foà che sono in collegamento. Segnalo che sarà trasmesso questo convegno sulla web TV del Senato e anche al canale YouTube del Senato. Quindi chi vuole collegarsi a distanza lo può fare tramite questi due strumenti. Io ringrazio tutti e tutti per la partecipazione, ringrazio la senatrice De Petris per la disponibilità accordata alla coorganizzazione di questo momento di confronto e discussione. Farò una brevissima introduzione anche perché siamo in ritardo e mi sembra opportuno e utile che si avvii appunto questo dibattito e questo confronto che come Movimento per l'Acqua abbiamo voluto organizzare mettendo appunto da un lato e dall'altro del tavolo giuristi che sono collegati già attualmente, Marco Manunta, già magistrato e presidente della sezione del Tribunale di Milano. Collegato lo stesso il professor Sergio Foà, che è ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Torino, presente qui in sala la professoressa Alessandra Agostino, ordinario di diritto costituzionale sempre presso l'Università degli Studi di Torino e a breve si collegherà anche il professor Alberto Lucarelli, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli. Noi abbiamo voluto appunto organizzare questo confronto perché è attualmente in discussione presso la Commissione Industria del Senato un disegno di legge, il disegno di legge per il mercato, sul mercato e la concorrenza 2021. Sappiamo che è una delle cosiddette riforme abilitanti per l'accesso e l'erogazione dei fondi al PNRR, quindi una delle riforme sostanzialmente condivise la Commissione europea. Noi ci siamo particolarmente allarmati nel momento in cui abbiamo preso visione dei contenuti di questo disegno di legge, che appunto è un disegno di legge delega, quindi diciamo, prevede una procedura abbastanza articolata e in particolar modo oggi ci concentreremo su quello che è l'articolo 6 e le norme previste da questo articolo. Un articolo che investe, diciamo, nel suo complesso tutti i servizi pubblici locali, fin anche i servizi sociali, nel momento in cui appunto, si propone di intervenire anche su quella che è la riforma, diciamo, i servizi oggetto della riforma, la cosiddetta riforma del terzo settore. Quello che noi, che a noi appunto ha preoccupato particolarmente è il contenuto in primis della lettera F, che prevede sostanzialmente un forte limite all'affidamento in autoproduzione, come viene definito a livello di disciplina comunitaria. Per capirci, sarebbero gli affidamenti a soggetti totalmente pubblici, seppur sotto forma di società per azioni o a enti di diritto pubblico e quindi aziende speciali, aziende speciali consortili. E di fatto questa norma a noi ci sembra che sia in diretta continuità con una serie di disposizioni messe in campo negli ultimi anni, sicuramente diciamo anche dopo il referendum del 2011, e che quindi tendono e hanno teso a limitare la possibilità di una gestione pubblica e quindi diciamo si diciamo, costituiscono, si configurano a nostro avviso in contraddizione con l'esito referendario che, come sappiamo, era stato molto chiaro e anche a livello giuridico aveva riaperto la possibilità di scelta da parte degli enti locali rispetto alla forma di gestione con cui gestire i servizi pubblici, compreso il servizio idrico. C'è un'altra, diciamo, la lettera successiva, la lettera G, che richiede che l'ente locale che invece si discosti dall'affidamento al mercato
debba sostanzialmente giustificare questo mancato ricorso al mercato attraverso una motivazione anticipata da trasmettere all'autorità per il mercato e la concorrenza. Ora questo appunto ci indica il fatto che ci sia una via individuata dal provvedimento prioritaria, che sia appunto l'affidamento al mercato, e quegli enti locali che intendono discostarsi da questa strada devono sostanzialmente giustificare le ragioni che hanno portato appunto a fare questa scelta. In questo noi vediamo di fatto un approccio ideologico in favore di una supremazia del mercato che è tutta da dimostrare. Inoltre c'è una questione che attiene anche al ruolo e alle funzioni fondamentali degli enti locali, che noi crediamo che siano svilite con questo tipo di impostazione che viene appunto determinata, che verrebbe determinata dall'articolo 6. C'è un'altra questione che attiene anche allo stimolo dei processi di aggregazione, che seppur in alcuni settori ma molto limitati c'è realmente una frammentazione, ma che noi abbiamo imparato purtroppo negli anni a guardare come uno di quei processi che di fatto favoriscono la privatizzazione, in quanto guardano a far fondere i vari soggetti gestori, soprattutto intorno ai grandi soggetti gestori che sono le multi utility quotate in borsa, e che quindi questo sia un disegno che è anche in continuità con il contenuto del PNRR sul tema della tutela della risorsa, che guarda quindi a quel modello da far espandere anche soprattutto nei confronti del Mezzogiorno. E quindi oggi è il momento e l'occasione che abbiamo scelto proprio per avviare un confronto, perché noi crediamo che questo provvedimento debba e possa essere modificato anche radicalmente in fase di esame, in primis al Senato e quindi adesso anche all'esame in Commissione Industria. Sappiamo che questa settimana partirà la presentazione, almeno così è stato detto nella seduta della scorsa settimana della Commissione, della presentazione degli emendamenti, quindi non ancora almeno la votazione su questi. Ne sono stati presentati circa un migliaio, e su diversi ambiti che tocca il provvedimento, che è molto molto ampio. Sull'articolo 6, diciamo, è uno degli articoli che ha visto il maggior numero di presentazioni di emendamenti, quindi a confermare il fatto che evidentemente alcune criticità sono state rilevate anche da parte dei senatori e dei parlamentari, e anche le audizioni che sono state svolte in maniera molto numerosa di fatto hanno confermato queste criticità e questi allarmi da diverse parti, anche da parti molto distanti da noi, anche l'ANCI, ma la stessa Utilitalia, ovvero l'Associazione dei Gestori, ha quantomeno indicato e teso a sottolineare il fatto che questo articolo 6, in particolare la lettera F e la lettera G, tendevano appunto a una limitazione dell'in-house. Sappiamo che almeno il 50% dei soggetti gestori oggi che gestiscono servizi pubblici locali, acqua, energia e gas, sono società in-house a totale capitale pubblico, e quindi è evidente che l'associazione di gestori tende anche a difendere un interesse, ovviamente con un approccio che è diverso dal nostro, ma comunque l'indicazione è al legislatore: attenzione, perché questo è l'obiettivo che si intende raggiungere con questa norma. Io la finisco qui perché mi sembra più interessante ascoltare gli altri relatori. Passo la parola subito alla senatrice Loredana De Petris, che ringrazio ancora appunto per la disponibilità che ci ha accordato per l'organizzazione di questo convegno. Sì, grazie Paolo, grazie anche per aver organizzato oggi questo momento di confronto nella giornata internazionale dell'acqua. E allora, due cose innanzitutto. La legge sulla concorrenza, che appunto è una delle riforme che vengono richieste dal PNRR, è una delle riforme che viene
richiesta, ma evidentemente insomma c'è molto da lavorare su questo e dico anche che si è visto anche dalla presentazione degli emendamenti, questa è una buona notizia, in particolare sono molto trasversali gli emendamenti stessi e cercano un po' tutti, quindi anche da parti che magari non ci aspettavamo, però si concentrano molto sull'articolo 6 e non solo, ma fortunatamente molti di questi emendamenti che abbiamo visto mettono in discussione quella che è la filosofia principale poi diciamo del provvedimento e questo e in particolare dell'articolo 6, che ribalta totalmente a mio avviso quello che è anche quello che poi è avvenuto diciamo in qualche modo anche nella pratica, ma cioè la via principale viene disegnata come quella del mercato, insomma, quindi bisogna mettere tutti i servizi pubblici che sono legati strettamente, questo è il legame costituzionale, all'esercizio, no? E al soddisfacimento di una serie di bisogni e di diritti, e quindi questo è l'elemento che noi non dobbiamo mai trascurare, cioè ribalta completamente la logica e quindi dice la via prioritaria e la via è quella del mercato, quello di andare in gara. Le altre forme, quindi l'esercizio in house o in altre forme, è residuale. Quindi, caro ente locale, caro comune, caro regione, tu devi dimostrarmi, anzi devi fare relazioni, devi dimostrare il motivo per cui tu invece non vuoi andare in gara, addirittura facendo ricorso al bilancio degli esercizi precedenti. E non solo lo fai la prima volta, ma lo devi praticamente fare tutti gli anni, devi fare la relazione. Quindi ribalta completamente la logica. La logica del servizio pubblico dovrebbe essere quello certamente dell'efficienza, dell'efficacia, ma nell'efficacia nel soddisfare i bisogni dei cittadini e diritti fondamentali. Perché in questo articolo si mettono tutti i servizi pubblici senza distinzione, senza nessun tipo di distinzione tra servizi che magari possono avere più diciamo una possibilità di mercato e altri che sono invece strettamente connessi al soddisfacimento di una serie di diritti. E ha a che fare anche col principio appunto di uguaglianza, perché nel momento stesso, e questo è diciamo l'elemento su cui noi dobbiamo riflettere, io Stato e Costituzione devo soddisfare in modo uguale diciamo a quelli che sono i diritti dei cittadini senza distinzione e invece in questo articolo 6 ti dice l'interesse dello Stato, ed è l'altra cosa paradossale che accade, che tutti i servizi pubblici locali vengono rimessi come competenza esclusiva dello Stato proprio per, e quindi che cosa ti dice? La finalità dello Stato invece è quella di garantire la concorrenza, di andare sul mercato. Questo è il ribaltamento a cui assistiamo con questo articolo 6. A tal punto che tu ente pubblico, devi dimostrare, sei tu che devi dimostrare il motivo per cui, e lo devi dimostrare pure bene, no? Per cui non ricorri alla gara. E tutto questo sganciato dalla realtà, perché l'altro elemento, perché se chiedessimo invece, quando tu vuoi andare in gara, dimostrami, devi portare l'evidenza anche economica, no? Dell'efficacia di essere andato in gara. Noi sappiamo, no? Roma, vedo qua Stefano Fassina, noi in vista del giubileo, non di questo, diciamo quello del 2000, il Comune di Roma mise a gara una serie di linee per quanto riguarda il trasporto pubblico locale per diciamo anche lì, no? Vedere quale poteva essere diciamo un meccanismo anche di concorrenza nella città stessa. Stefano, che è stato consigliere comunale fino a qualche mese fa, dice sono passati adesso 21 anni, il 20% delle linee del trasporto pubblico locale di Roma sono gestite da privati, un disastro, cioè se noi soltanto, un disastro totale, cioè basterebbe semplicemente prendere quei dati, non che l'ATAC diciamo, però anche rispetto alla situazione diciamo dell'ATAC, se noi paragoniamo anche proprio
dal punto di vista puramente anche solo economico, nonostante lì i costi di gestione sono molto più bassi, perché ovviamente quando si va in gara dove si risparmia? Sul costo del personale, sui turni, su tutto quello che ben sappiamo. E nonostante quindi i costi siano molto più bassi, la situazione è non solo disastrosa per il servizio che viene erogato, ma disastrosa anche dal punto di vista proprio economico. Oppure vogliamo, e arriviamo qui alla questione del servizio idrico, vogliamo portare i dati, no? Di quelle che sono state e che sono le gestioni date in affidamento ai privati? Vogliamo capire a quale percentuale ancora c'è di dispersione, quali sono stati gli investimenti, quindi qual è stata l'efficacia, diciamo, nel soddisfacimento dei bisogni, dei diritti e anche, diciamo, l'efficacia degli investimenti sulla rete. Ecco, questi dati è come se non esistessero, dovrebbe essere esattamente ribaltata. Tu, ente pubblico, vuoi andare in gara, intanto devi tu dimostrare che quella sia una gestione efficace, nella prima questione, che noi non dobbiamo mai dimenticare, che è quella del soddisfacimento, del dare ai cittadini un servizio adeguato e quindi nel soddisfacimento dei diritti, perché sono appunto, hanno a che fare tutta questa materia con quello che è la competenza di un ente pubblico, che è quello di dare attuazione, diciamo, al rispetto dei diritti e l'accesso ai diritti. Questo è l'altro problema. Ovviamente poi vi sono una serie di norme all'interno che sembrano fatte, lo diceva prima Paolo, anche esattamente per l'ingresso, diciamo, delle multi-utility, per una serie anche, diciamo, di norme che sono in qualche modo anche un po' ben calibrate, diciamo, su una serie di questioni specifiche. Quindi noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono anche soppressivi e anche di ribaltamento, diciamo, dell'onere della prova, chiamiamola così. E soprattutto la cosa che ci preme sottolineare, e qui è il punto specifico, una serie di servizi devono essere espunti da quell'elenco. Il servizio idrico, per rispetto di quello che è stato l'esito referendario, comunque deve essere, diciamo, assolutamente, in questo senso abbiamo presentato emendamenti, la gestione del servizio idrico deve assolutamente essere espunta dall'elenco dei servizi, così come bisogna appunto distinguere i servizi, perché non sono tutti uguali. Il trasporto pubblico, il TPL, deve soddisfare anche il fatto che io, che abito, non parlo della montagna, del paesino sperduto, parlo di Roma, parlo della grande città, deve poter andare anche nell'ultima borgata, nell'ultimo, diciamo, insediamento del comune di Roma, anche se ci sono soltanto 10-20 abitanti. E quindi lì non può valere il parametro, no, dell'economicità, deve valere il parametro che io devo soddisfare il diritto di quei cittadini a potersi spostare, di poter andare al lavoro. Quindi la distinzione, diciamo, dentro questo articolo 6 dei servizi è assolutamente fondamentale. Ora, a che punto siamo? Ci sono state già riunioni in cui sono state espresse da più parti, diciamo, molte critiche sull'articolo 6, quindi anche fuori, diciamo, dalle riunioni ufficiali della Commissione, e direttamente anche agli estensori, diciamo, quindi al governo stesso. E io non so se cominceremo, probabilmente adesso ci sarà l'illustrazione degli emendamenti, poi si entrerà molto più nel vivo. Ovviamente non c'è soltanto l'articolo 6, lì ci sono molte norme, penso anche a quelle sulla sanità, che sono altrettanto, diciamo, complicate e pericolose, anche sul meccanismo di convenzionamento e tutto il resto, ma certamente questo dell'articolo 6 è uno, diciamo, l'articolo, diciamo, in qualche modo che descrive esattamente questo provvedimento. Quindi noi puntiamo innanzitutto a
a modificarlo in che senso? Intanto bisogna ribaltare la situazione, quindi è l'onere della prova deve essere nel momento in cui tu fai la gara, insomma questo è il punto fondamentale e non esattamente il contrario, e a rimodulare diciamo tutta la serie del eliminare una serie di lettere, la F e la G per esempio, ma comunque rimodulare anche per quanto riguarda la questione della distinzione dei tipi di servizi pubblici. E per quanto ci riguarda, una delle questioni prioritarie è espungere dall'elenco, diciamo, quello del servizio della rete idrica, della gestione della rete idrica. Su questo credo che ci saranno, ho visto anche altri emendamenti, quindi contiamo, diciamo, in qualche modo di portare avanti questa battaglia. Chiudo, perché sono stata molto lunga, nel dire questo. Noi dobbiamo sempre riagganciare e anche la questione del PNR per poter, diciamo, anche realizzare pienamente il piano nazionale. Noi abbiamo bisogno appunto di rimettere con i piedi per terra, diciamo, queste norme, e quindi ridare sia sulla parte che riguarda l'efficacia della gestione, per esempio sull'acqua, sia per quanto riguarda la questione dei rifiuti, sia per quanto riguarda gli interventi sulla mobilità e sul trasporto. Noi dobbiamo, è esattamente il contrario di quello che viene fatto con questa proposta di legge delega sulla concorrenza, proprio per l'attuazione piena di alcune norme. Noi invece abbiamo assolutamente necessità che si ritorni al fatto che lo Stato, diciamo, e gli enti pubblici in via prioritaria debbono soddisfare, quello è il loro scopo, è la loro funzione, che è quella di soddisfare i bisogni dei cittadini e rispondere quindi pienamente ai diritti che sono costituzionalmente protetti. Credo che questa sia la questione fondamentale su cui noi dobbiamo in questo modo anche concentrarci. E questo passa attraverso una riforma profonda, un cambiamento profondo dell'articolo 6, che significa esattamente il ribaltamento della logica, che è una logica tutta lì, peraltro, e chiudo davvero, cioè una cosa fuori dal tempo, cioè detto, cioè sembra una legge delega scritta 20 anni fa, quando eravamo nel pieno del furore, diciamo, no, che vendevamo tutto, delle privatizzazioni, e senza fare i conti con i dati veri. E invece bisognerebbe portare qui quello che è stato il disastro poi della gestione del furore e del furore liberista, per cui scritto, diciamo, appunto come se venisse una legge delega che ci viene direttamente dal passato, no? E che non comprende né quello che è accaduto né quelle che sono oggi le necessità per una gestione davvero efficace e anche efficiente dei servizi pubblici locali. Grazie. Grazie alla senatrice De Petris, e mi sembra appunto che un po' il dato da evidenziare in questo intervento è proprio il fatto che ci sia un ribaltamento, diciamo, dell'approccio che invece sarebbe necessario nella gestione dei servizi pubblici con questo disegno di legge. Io allora, visto che c'è il professor Lucarelli che è collegato, mi sente, no? Però forse devi aprire il microfono. Ecco qua. Ok. Allora Alberto, io ti passo la parola per il tuo intervento e la tua relazione, e grazie anche per la tua presenza e partecipazione a questo convegno. No, grazie a te e a voi per l'ospitalità e per avermi dato la possibilità di intervenire in un luogo così importante, in un momento centrale di questo iter legislativo. Ora, andando subito proprio alle questioni nodali, al centro della questione dell'articolo 6, il punto centrale dell'articolo 6, che era, come è stato già evidenziato, del decreto concorrenza, è proprio questo obbligo imposto alle amministrazioni pubbliche, in particolare ai comuni, di aprirsi al mercato per trovare all'esterno il soggetto al quale affidare la gestione del servizio. In realtà che cosa si fa? Si vuole confermare, ma io direi inasprire, quanto già provato ad adottare nelle legislazioni passate.
si diceva prima, una storia già vista. Sì, è una storia che la vediamo ormai da 30 anni. È chiaro che è un progetto fuori dal tempo, sono assolutamente d'accordo, un progetto, chiamiamolo per quello che è, un progetto reazionario, un progetto neoliberista, un progetto che parte da lontano e che ha visto contrapposto al momento soltanto dal punto di vista politico, ma anche proprio tecnico-giuridico, ha visto contrapposto soltanto l'esito referendario del 2011. Diciamolo subito, chiaramente. Insomma, l'apertura al mercato è, secondo il diritto europeo, una delle strade, è una delle vie, ma il diritto europeo si caratterizza, il diritto eurounitario si caratterizza per il principio della neutralità rispetto agli assetti proprietari, rispetto alle forme giuridiche. E noi proprio con queste argomentazioni riuscimmo a convincere la Corte che nella sentenza numero 24 del 2011 dichiarava l'ammissibilità di uno dei quesiti referendari. Insomma, come più volte ricordato dalla giurisprudenza, i comuni devono essere messi in condizione di optare tra più modelli, devono poter scegliere il proprio modello. Insomma, l'articolo 6 esprime un modello ben lontano da quello configurato, poi tra l'altro dalla nostra forma di Stato democratico-sociale. Ora io da costituzionalista non posso che evidenziare alcuni aspetti. Insomma, quel modello di forma di Stato democratico-sociale, così come consegnatoci dalla nostra Costituzione, in cui le prestazioni essenziali sono compito dei soggetti pubblici e comunque nei quali al soggetto pubblico, al comune, è affidato un ruolo anche di natura gestionale, beh, tutto questo non c'è, viene soppresso. Soprattutto con l'articolo 6 si vuole negare proprio la discrezionalità politico-amministrativa al comune, articolazione della Repubblica, ricordiamoci, il comune è un'articolazione fondativa della Repubblica, e proprio si nega quindi sia il principio di quell'articolo 114 della Costituzione, ma anche il principio del pluralismo istituzionale di quell'articolo 5 della Costituzione. Insomma, con l'articolo 6 i comuni possono dichiarare finita la loro funzione e attività, si possono chiudere, siamo al di fuori della Costituzione, penso anche all'articolo 118 che dice che tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni e non che il comune le debba affidare ai privati. Siamo al di fuori del diritto europeo, della giurisprudenza della Corte di Giustizia, della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che non impongono in maniera assoluta la logica concorrenziale. Insomma, la Costituzione e anche il diritto europeo sanno bene che l'apertura al mercato va evitata in tutti i casi in cui si possano pregiudicare o comprimere, come si diceva prima nell'introduzione, i diritti fondamentali. Cioè, l'articolo 6, così come configurato in questo disegno di legge delega, che consente la gestione diretta solo come eccezione dell'eccezione, deresponsabilizza i comuni. Ai comuni è sottratto sostanzialmente l'esercizio di funzioni essenziali, funzioni, badate bene, che devono garantire solidarietà ed eguaglianza sostanziale. La concorrenza, così come concepita nel progetto di riforma, da regola si trasforma in un principio unico, ispiratore e determinista delle politiche pubbliche locali, cioè un principio che si pone al di sopra dei reali principi fondativi della nostra Carta Costituzionale, come desumibili da vari articoli, per cui già citati prima, il 2, ma anche il 2, il 3, il 42, il 43. Insomma, con l'articolo 6, la regola della concorrenza, in contrasto con il diritto europeo, con la giurisprudenza, anche multilivello, quindi anche della Corte di Giustizia, fino ad arrivare al Consiglio di Stato, diciamolo, si trasforma da regola in principio tiranno. Un principio in grado di tiranneggiare sugli enti locali, sui diritti dei cittadini. Si instaura un'altra forma di Stato, una forma di Stato neoliberista, e tutto questo tra l'altro avviene nell'ambito di monopoli naturali, diciamocelo chiaramente, che nulla hanno a che vedere con le liberalizzazioni, quanto piuttosto con le privatizzazioni. Cioè una vera e propria furia proprio privatizzatrice. Si assiste di fatto ad un trasferimento coatto, forzato di responsabilità di beni e servizi dal pubblico, ovvero dai comuni, ai soggetti privati che utilizzeranno, diciamolo, strutture pubbliche che faranno affari, gli acquedotti ad esempio, che faranno affari e profitti con strutture pubbliche realizzate nel tempo sulla base della fiscalità generale, e tutto ciò in un momento nel quale vi è la grande opportunità del PNRR
che offrirebbe la possibilità di una gestione pubblica dei servizi laddove le risorse fossero, come abbiamo detto più volte, opportunamente allocate. E nello specifico, la lettera F, si faceva riferimento prima, dell'articolo 6 del disegno di legge della concorrenza, cosa prevede? Addirittura una motivazione che il Comune deve dare, una motivazione anticipata e qualificata da parte dell'ente locale per la scelta o la conferma del modello di autoproduzione. I comuni devono giustificare il mancato ricorso al mercato. Il modello dell'autoproduzione con soggetti di diritto pubblico diventa del tutto residuale se non escluso. Del tutto residuale quel modello esercitato attraverso i soggetti di diritto pubblico sono le aziende speciali, che sono delle imprese pubbliche che si muovono nell'efficienza, nell'efficacia, nell'economicità. Del tutto residuale e marginalizzato diventa quel modello che trova fondamento nell'articolo 43 della Costituzione. Quindi l'articolo 6 esprime un modello al di fuori del perimetro costituzionale. L'impresa pubblica, sappiamo bene, è compatibile con il diritto europeo, è una forma di autoproduzione che non può in alcun modo essere toccata da una disciplina normativa di rango primario, della concorrenziale. Articolo 43 della Costituzione, in maniera più specifica anche il decreto legislativo 267 del 2000 sul testo unico degli enti locali, riconoscono ai comuni le finalità di preminente interesse generale. Tali disposizioni costituiscono la riserva in favore di un soggetto pubblico per la gestione di un servizio pubblico. E vedete, l'articolo 6 rischia proprio di stravolgere il senso della concorrenza all'interno della nostra Carta Costituzionale. L'ho chiamato regola tiranna. Sì, la tirannia della concorrenza. La tirannia della concorrenza estromette gli enti locali dall'esercizio di una funzione amministrativa importante, quale quella di gestire e affidare un servizio pubblico. L'articolo 6 è inoltre in contrasto con l'articolo 118 della Costituzione, che declinando il principio di sussidiarietà verticale attribuisce le funzioni amministrative partendo proprio dal comune a salire. Si tratta di una vera e propria privazione dell'esercizio di una funzione amministrativa da parte dell'ente locale. Vedete, il comune rimane formalmente titolare dell'esercizio del potere di scelta di come gestire un pubblico servizio, ma di fatto l'unica scelta è quella di porre tutto sul mercato. Ci si trova di fronte proprio a un cortocircuito palese tra più norme costituzionali, attribuendo una prevalenza assoluta alla concorrenza. E poi, lasciatemelo dire, è davvero aberrante la previsione di una motivazione rafforzata a carico dei comuni per gestire in via diretta il servizio. L'articolo 6 prevede una motivazione anticipata e qualificata attraverso la quale l'amministrazione è tenuta a chiarire con una particolare precisione le ragioni dell'autoproduzione, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche economico-gestionale. È del tutto evidente che il Comune, per non essere stretto nelle mani di una motivazione così stringente, decida di abbandonare a priori, questo è chiaro, la strada della gestione pubblica e scegliere la via delle procedure selettive e di dare all'esterno. Avranno meno problemi gli amministratori, i dirigenti, i funzionari. Con l'obbligo della motivazione si sfocia in un sindacato di merito, ovvero sul perché l'amministrazione ha operato tale scelta. Si limita al massimo la discrezionalità dell'ente locale, in particolare su come agire nel perseguimento dell'interesse pubblico, in contrasto, dicevo, proprio con l'asset principale del ruolo dei poteri pubblici nell'economia, così come previsto nella Costituzione. E poi vorrei anche evidenziare, mi sembra importante, una violazione della Carta delle Autonomie Locali del Consiglio d'Europa. Gli articoli 2 e 3 di tale carta incidono proprio sul principio della cosiddetta autonomia locale, che consente all'ente di amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici. I comuni devono essere, sulla base della carta delle autonomie locali e del Consiglio d'Europa, messi in condizione di poter gestire la parte più importante delle questioni pubbliche e dei servizi pubblici. Il diritto europeo non impone in maniera assoluta la regola della concorrenza, nel riconoscerla come principio fondamentale la stessa Corte di Giustizia ha precisato che la regola è un principio non assoluto. L'ente locale o l'amministrazione pubblica che intende agire invece ai sensi di questo articolo 6 in via diretta, di gestire in via diretta un servizio, ha l'obbligo di comunicare tale scelta all'antitrust. L'antitrust avrà il compito di valutare addirittura se tali provvedimenti incidano in maniera negativa sulla concorrenza. E qua lo voglio dire in maniera molto chiara, cioè non è legittimo un potere di veto all'antitrust sulla scelta operata dal comune, in quanto si tratterebbe di una incredibile invasione di campo nella discrezionalità di un ente locale, il comune, che è articolazione fondativa della Repubblica. Cioè l'antitrust finisce per diventare il vero antagonista
delle amministrazioni pubbliche. All'antitrust non è riconosciuto soltanto il compito di regolazione del settore, ma diviene un vero e proprio organo di controllo sull'azione amministrativa dei comuni. E tale potere di controllo, non potendo incidere materialmente sull'amministrazione impedendo l'adozione o la rettifica del provvedimento, ma a questo punto tutto diventa possibile in una logica di stravolgimento di principi e regole, si sostanzia nel potere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento del comune considerato lesivo della concorrenza. Immaginate voi. Inoltre il sostanziale disfavore verso la scelta di un regime pubblicistico di gestione del servizio è ancora più accentuato dalla lettera H dell'articolo 6. Previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento dell'equilibrio della finanza pubblica nell'ipotesi di ricorso al modello dell'autoproduzione. È un disfavor forte, emerge nei confronti dell'autoproduzione da due ragioni sostanziali. Una, un penetrante controllo degli organi preposti, la Corte dei Conti, in merito al proprio mantenimento, merito proprio al mantenimento della finanza pubblica. Due, il controllo sulla tutela della concorrenza. Ma ciò che colpisce è la previsione di un sistema estremamente limitativo, soltanto per il modello dell'autoproduzione. Cioè la norma attua una sorta di proprio ingiustificata discriminazione, un vero e proprio trattamento differenziato in ambiti nei quali la concorrenza, trattandosi di monopoli naturali, come abbiamo detto, ha rilievo del tutto marginale e peculiare. È evidente che con la norma quindi si realizza proprio un favor ingiustificato per il mercato, con la configurazione di modelli di controllo pubblico differenti. E qui vale la pena ricordare un altro principio costituzionale, i principi di cui l'articolo 97 della Costituzione, di buon andamento e di imparzialità, che come noto si applicano non soltanto ai soggetti di diritto pubblico, ma anche a soggetti privati titolari della gestione di servizi pubblici essenziali, mentre il trattamento in merito al controllo sembra totalmente differenziato a favore e a vantaggio del concessionario privato. Insomma, e chiudo Paolo, io dico, finché sei in tempo, noi stiamo ancora in tempo, si cancelli o quantomeno si modifichi quanto più possibile questo vero obbrobrio giuridico, politico, culturale, un obbrobrio che genererà una pluralità di contenziosi amministrativi, ma si andrà sicuramente anche dinanzi alla Corte Costituzionale per i motivi che ho provato ad evidenziare. Ma vedete, soprattutto si cancelli un modello che soprattutto ha un obiettivo, suggellare proprio la morte dei comuni, la fine dei comuni. I comuni estranei a questo punto sia per quanto riguarda i servizi pubblici locali a rilevanza economica, ma anche quelli non a rilevanza economica. Insomma, è una legge, a mio avviso, totalmente demagogica, mossa da una furia privatizzatrice, e guardate, sarebbe un oltraggio al Parlamento, lo dico con molta chiarezza, un oltraggio al Parlamento, oltre che ai cittadini, non solo a quei 27 milioni di cittadini che nel 2011 votarono contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali e a favore dell'acqua bene comune, ma nei confronti di tutti i cittadini sarebbe un oltraggio approvare questo testo ponendo la questione di fiducia. Grazie. Grazie Alberto. Diversi spunti, io sintetizzo così appunto un'impostazione che diciamo tende a rendere preponderante la tirannia della concorrenza che porterà alla morte dei comuni, ora sintetizzata in maniera molto secca, tagliato con l'accetta. Grazie ancora e ora chiamo a intervenire la professoressa Alessandra Agostino, ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino, che ringrazio anche per la disponibilità ed essere venuta fino a Roma da Torino. Grazie. Per stare in presenza. Allora, grazie a Paolo, grazie alla senatrice Nadia De Pretis, grazie a tutti voi. Ma sono venuta volentieri per l'acqua pubblica. Allora, il disegno di legge sulla concorrenza all'articolo 6 si propone, come si legge nella relazione che accompagna il disegno, di armonizzare la normativa nazionale riordinando un quadro che è definito disaggregato e complesso. Leggendola con le lenti del diritto costituzionale, tuttavia, questa disciplina presenta vari nodi critici.
In questa sede vorrei soffermarmi in particolar modo su due profili. Il primo, il rapporto fra concorrenza e Costituzione. Il secondo, il senso costituzionale dell'autonomia locale. Primo, il rapporto fra concorrenza e Costituzione. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma che con questo disegno si intende ribadire in primo luogo il doppio fine della tutela e della promozione della concorrenza menzionato nel PNRR, quello dell'efficienza economica e quello della giustizia sociale. Scorrendo però i principi e i criteri direttivi della delega, nel comma 2 dell'articolo 6, a dominare è la concorrenza. Concorrenza intesa come obiettivo autoreferenziale. Questa centralità della concorrenza appare coerente con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui costituisce, come è già stato detto, una riforma abilitante, collocandosi nell'orizzonte ordoliberale del piano. C'è un orizzonte semplifico dove il soggetto e l'oggetto sono l'impresa. Impresa al plurale ricorre 177 volte nel piano, la parola Costituzione mai. E dove i benefici sociali in questo orizzonte sono l'eventuale prodotto, possiamo dire l'effetto collaterale dell'economia di mercato, dell'azione delle imprese e dei soggetti privati. Quindi un disegno coerente con l'orizzonte del piano, ma è conforme questo dominio della concorrenza alla Costituzione? Ora, né l'inserimento esplicito della tutela della concorrenza nel testo costituzionale, articolo 117, comma 2, lettera e, né la possibilità di ricondurre implicitamente la concorrenza alla libertà economica, di cui è l'articolo 41, comma 1 della Costituzione, la svincola da un rapporto di necessaria conformità rispetto all'utilità sociale, articolo 41, comma 2 della Costituzione, che ne determina i limiti in connessione con la previsione dell'attività legislativa di indirizzo e coordinamento a fini sociali, articolo 41, comma 3. E nemmeno vale il richiamo all'ordinamento dell'Unione Europea. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla del potenziamento delle regole pro-competitive come fortemente voluto dalle istituzioni dell'Unione Europea. Ora, se si considera la disciplina in termini di interesse economico generale, questa non contempla un obbligo generalizzato di liberalizzazione. Se andando alle radici si cita l'inserimento tra gli obiettivi dell'Unione all'articolo 3, paragrafo 3 del Trattato dell'Unione Europea dell'economia sociale di mercato fortemente competitiva, restano in realtà tutti i limiti e gli indirizzi in senso sociale dell'economia di cui all'articolo 41 della Costituzione, i quali tra l'altro hanno uno stretto collegamento con l'articolo 3, comma 2 della Costituzione e quindi integrano un principio fondamentale e quindi un controlimite in caso di contrasto rispetto al diritto dell'Unione Europea. Non è la concorrenza il paradigma dei rapporti tra istituzioni e imprese o fra politica ed economia, ma sono il progetto costituzionale di emancipazione sociale e personale, il principio personalista che pone al centro la dignità della persona. La concorrenza, non necessariamente nel perseguire l'interesse individuale alla massimizzazione dei profitti, è coerente con l'utilità sociale, anzi facilmente non lo è. Come ha chiarito anche la Corte Costituzionale, rispetto all'idea di una... Tra interesse individuale e interesse della società non si può postulare una coincidenza, donde il limite dell'utilità sociale, dice la Corte, alle cui esigenze deve essere subordinata anche la concorrenza, che indubbiamente il vigente sistema costituzionale non considera di per sé idonea a realizzare o a rispettare gli interessi della società, sentenza 97 del 1969. L'utilità sociale non è veicolata dunque di per sé dalla concorrenza, ma piuttosto della concorrenza costituisce un limite, rafforzato dal suo legame con l'articolo 3,2, nell'intento di concretizzare l'eguaglianza sostanziale e di liberare tutte le persone da bisogni e ostacoli al libero sviluppo. La concorrenza, può aggiungersi, è strutturalmente una modalità competitiva che tende a creare disuguaglianza e ad incrementarla. Può produrre ricchezza, ovvero profitti, ma questo non implica una redistribuzione o un miglior godimento dei diritti. Rimuovere gli ostacoli alla concorrenza, in una battuta, non equivale a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza. Infine, la concorrenza nel disegno di legge si accompagna
ad una razionalizzazione, ad una semplificazione che facilmente degradano in una deregolamentazione. E in proposito mi limito a ricordare Tocqueville, La democrazia in America, 1835, che scrive come il principale merito delle forme è di servire da barriera tra il forte e il debole. Secondo punto, il senso costituzionale dell'autonomia locale. Allora, l'articolo 6,2 lettera A si premura in primo luogo di precisare che l'individuazione delle attività di interesse generale necessarie per assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali è da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza. Ora, il testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali, il decreto legislativo 267 del 2000, dopo aver proclamato che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, stabilisce che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei servizi alla persona e alla comunità. Lo stesso l'articolo 118 Costituzione che veniva richiamato prima. Ma io vorrei partire in primo luogo dai principi della Costituzione, quindi dall'articolo 5 della Costituzione. L'autonomia locale, con l'articolo 5, è inserita tra i principi fondamentali della Costituzione. Questo a sottolineare la connessione tra questa e principi quali democrazia, sovranità popolare, uguaglianza, solidarietà. L'autonomia è impregnata di questi principi e il riferimento all'unità, sempre nell'articolo 5 della Costituzione, ribadisce questa sua inclusione in un comune orizzonte incardinato intorno alla dignità, ai diritti e all'emancipazione. È un'autonomia, quella costituzionale, che esprime un'idea di territorio come luogo vissuto, come spazio di riconoscimento della pari dignità sociale, di esercizio dei diritti, di soddisfazione dei bisogni. E attraverso l'autonomia passano il pluralismo, la sovranità come appartenente al popolo, intrinsecamente plurale, la valorizzazione della partecipazione. La prossimità è vista come garanzia, attraverso la vicinanza e l'effettività, di concretizzazione dei diritti, in armonia al servizio del progetto di uguaglianza sostanziale, e si ritorna all'articolo 3,2 della Costituzione. I servizi pubblici locali sono uno strumento per la tutela della persona, della sua dignità, della sua emancipazione e dei suoi diritti. A questo devono tendere, a questo sono finalizzati, non al profitto, all'efficienza economica ad ogni costo, fermo restando il rigetto di quello che è la vulgata del pubblico inefficiente. È un quadro in linea, veniva richiamato anche prima, con la Carta Europea dell'Autonomia Locale del 1985, dove ragiona, si dice, per autonomia locale il diritto e la capacità effettiva di regolamentare ed amministrare a favore della popolazione una parte importante di affari pubblici. Ecco, a favore della popolazione, quindi di nuovo in stretta connessione con la centralità della persona, con l'uguaglianza, con la solidarietà e per inciso lontano da pulsioni territoriali invece di tipo egoistico come con l'autonomia differenziata. L'articolo 6, rispetto a questo quadro, si pone in opposizione, in distonia. Da un lato il focus è, come rilevato, sulla tutela della concorrenza e non sul servizio teso ad assicurare il godimento dei diritti, tra i quali in primo luogo non si può non ricordare oggi il diritto, come l'hanno definito le Nazioni Unite, il diritto umano all'acqua. Dall'altro, dal complesso delle varie disposizioni dell'articolo 6 si evince un processo di privatizzazione che ha la sua apoteosi nella lettera F del comma 2, dove si prevede l'obbligo per l'ente locale di una motivazione anticipata e qualificata per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione. Cioè il pubblico viene configurato come recessivo, per esistere deve giustificarsi, il modello è il mercato, è il privato, è la concorrenza. Il testo è molto chiaro, oltre a questa motivazione anticipata e qualificata, si richiede che la relativa decisione sia trasmessa tempestivamente all'autorità garante della concorrenza del mercato e sia soggetta a sistemi di monitoraggio dei costi. Il fine perseguito non pare quindi la soddisfazione, come pur recita il disegno di legge, delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva della rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona, ma pare invece il fine quella piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali indicata come necessaria nella nota lettera della Banca Centrale Europea, firma di Draghi e Trichet, inviata al Primo Ministro testualmente il 5 agosto del 2011. Attraverso la privatizzazione
dei servizi pubblici locali si svuota l'autonomia territoriale, si restringono gli spazi di scelta degli enti locali, con un vulnus alla sovranità popolare, alla sua espressione plurale, alla partecipazione, non nel nome della Costituzione, ma in linea con una governance, che per inciso è una brutta parola, del PNRR, top-down, una locuzione quest'ultima così alla page per sottolineare l'accentramento dei poteri a discapito delle autonomie territoriali, relegando i comuni in un compito di attuazione ma escludendoli dal processo decisionale. Con la privatizzazione ancora si indebolisce il senso costituzionale di un'autonomia locale concepita in stretta connessione con la garanzia dei diritti e con la concretizzazione del progetto di emancipazione sociale. Si svuota la funzione sociale dei comuni e si abbandona il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli, cioè il cuore del progetto costituzionale. Un compito che era stato difeso dai cittadini quando con il referendum del 12-13 giugno 2011 il 95,35% dei votanti, con un'affluenza del 57%, si era espresso per l'abrogazione di norme che consentivano appunto questo processo di privatizzazione. Ecco, un primo tentativo di aggirare questo esito referendario era stato respinto dalla Corte Costituzionale, la sentenza 199 del 2012. Oggi siamo di fronte ad un nuovo tentativo che simboleggia, che lede, diciamo, la volontà popolare e simboleggia la neutralizzazione della Costituzione e la sua sostituzione con una razionalità altra, neoliberista. Chiudo. Si può rilevare come attraverso questo articolo 6, in particolar modo, del disegno di legge sulla concorrenza, passi uno scontro tra due visioni del mondo. E l'articolo 6 manifesta una volta di più la prassi di agire come se la Costituzione non esistesse. Una prassi che in verità è pervasiva, che dilaga nei rapporti tra gli organi costituzionali, che si esprime nell'abbandono del progetto di emancipazione, nella rimozione del conflitto sociale e nell'economia e nell'egemonia dell'economia sulla politica. Ecco, l'invito allora è a modificare, rovesciandone la logica, un disegno di legge che assume come grundnorm la competitività, per tornare alla Costituzione, tornando a mettere al centro la persona con la sua dignità e recuperando il disegno armonico della Costituzione che lega democrazia politica, sociale ed economica. Grazie mille alla professoressa Agostino anche per questo punto di vista estremamente interessante, con il focus sempre sulla questione concorrenza, che immagino tornerà diverse volte nel corso del dibattito, e anche sulla questione delle autonomie locali, che mi sembra altro vulnus e altro tema fondamentale. Io passo la parola al professor Sergio Foà, che è collegato da Torino, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Torino. Ecco, a noi può sembrare un po' ridondante perché alcuni temi ovviamente ritornano, però ci interessava far ascoltare e rappresentare diversi punti di vista e diversi approcci e diverse interpretazioni di questo provvedimento, e per queste ragioni abbiamo pensato che fosse utile chiamare a intervenire, a relazionare diversi giuristi, e quindi passo la parola al professor Sergio Foà. Grazie anche a lui per la disponibilità accordata. Grazie Paolo anche per la motivazione rafforzata sulla molteplicità dei giuristi. A parte le battute, io sono qui per dare una lettura dal punto di vista del diritto amministrativo dell'articolo 6 di cui stiamo parlando. Ho apprezzato i rilievi della senatrice De Petris su due punti in particolare, cioè sull'espunzione delle lettere F e G, che sono quelle più tristi di questo testo, e anche sull'espunzione del servizio idrico integrato dalla disciplina degli altri servizi pubblici locali, perché questi mi sembrano i due aspetti cruciali di tutta la discussione. Ovviamente ci sono altre criticità e su queste io volevo analizzare una serie di principi e criteri, no, che sono contenuti in questo articolo 6, per replicare puntualmente, per dire che anche dal punto di vista del diritto amministrativo ci sono delle criticità che evidenziano in tutto il loro nitore quanto già dicevano i colleghi Lucarelli e Agostino, cioè questa tirannia della concorrenza che non è giustificata nemmeno
dalle regole del diritto dell'Unione Europea. Allora vado veloce perché ovviamente le questioni sono tante, eccetera, però scorrendo l'elenco dei principi e criteri direttivi e venendo a quelli più critici, allora sulle condizioni stringenti per l'in-house, la motivazione anticipata e qualificata si deve esprimere quindi l'ente locale su 4 punti addirittura, cioè sul piano economico, sul piano degli investimenti, sul piano della qualità del servizio reso, sul piano del costo per gli utenti e tra l'altro con una stranissima, perché difficilissima se non diabolica, prova sul rapporto tra la gestione pregressa e la nuova scelta di gestione, cosa che devo dire francamente non ho mai visto nemmeno nelle più ardite tecniche argomentative sull'obbligo di motivazione di un atto della pubblica amministrazione. E dopodiché si invoca, perché tutto il costrutto dell'articolo 6 è basato su una relazione dell'autorità garante della concorrenza del mercato del 2021, si invoca la trasparenza, cioè l'idea sarebbe che grazie a questa motivazione così trasparente, che però guarda caso riguarda solo gli affidamenti in house e non le altre scelte su forme di gestione, bene, grazie a questa forma di motivazione si riuscirebbe a dare maggiore tutela ai cittadini. Anche qua è, passatemi l'espressione, una forma molto molto ardita di ipocrisia giuridica, perché è evidente che se partiamo dal principio dell'auto-organizzazione, della libera determinazione della scelta da parte dell'ente territoriale, non si capisce perché discriminare in questo modo una scelta di una forma di gestione rispetto all'altra. Poi alla lettera G, la trasmissione all'autorità garante della concorrenza del mercato. E poi il servizio studi del Senato, che acutamente osserva, dice: ma poi l'autorità garante della concorrenza del mercato che poteri ha? Perché se si immaginano poteri extra legem, di nuovo siamo in una situazione di illegalità. E qui evidentemente il disegno di legge non menziona nessun seguito specifico. E così come l'obbligo di razionalizzazione che spetta alla Corte dei Conti sul controllo delle gestioni che siano inefficienti, anche qua non si dice nulla, cioè non c'è una visione d'insieme del seguito di questa motivazione che viene data sull'eventuale scelta o conferma della gestione in house. C'è poi un dubbio alla lettera H su chi debba essere a monitorare i costi. L'antitrust, l'autorità nazionale anticorruzione, che io ricordo gestisce già un registro degli affidamenti in house per quanto riguarda i contratti pubblici, cioè il codice degli appalti per capirci. E poi c'è la famigerata lettera N come Napoli, che è quella sulla revisione delle discipline di settore per armonizzarle e coordinarle. Evidentemente qui ci si accorge che ci sono dei servizi che hanno un'origine, una disciplina come quella che arriva dal referendum più volte ricordato del 2011, che evidentemente sfuggono a queste dinamiche e quindi l'armonizzazione e il coordinamento potrebbero, a mio avviso, arrivare, come diceva la senatrice De Petris, a un'espunzione da questo meccanismo che comunque penalizza parimenti gli altri servizi pubblici locali. Dopodiché si rafforza la trasparenza. Ecco, io su questo, ripeto, io sulla trasparenza ho scritto, è un mio tema di ricerca attuale, cioè nei criteri UST dell'articolo 6 si dice la trasparenza è un mezzo per garantire il migliore servizio all'utenza. Ma io insisto, la trasparenza è neutra. Non è che la trasparenza è giustificata solo se si ricorre al mercato. La trasparenza è un principio costituzionale neutro, cioè l'inversione qui è un'inversione logica. La complessità di cui parla la relazione di accompagnamento e l'antitrust nel sostenere questa scelta, la complessità è indotta proprio da questi criteri sull'affidamento in house. Cioè l'inversione logica dove sta? È difficile comprendere, proprio perché i criteri per affidare in house sono talmente complicati e difficili che una scelta del genere diventa difficilmente giustificabile e anche difficilmente trasmissibile alla collettività da essere pianamente compresa. Dopodiché si parla dell'impatto sociale, cioè se si scegliesse di ricorrere al mercato, perché questa è la strada maestra, abbandonando una gestione in house improvvidamente scelta dall'ente locale, questo è il ragionamento che sta dietro la norma, bisognerebbe prevedere delle clausole sociali, valorizzare gli investimenti pubblici che sono stati fatti e liquidare delle forme di indennizzo al gestore uscente, con un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica. Anche qui, premesso che la clausola sociale non è obbligatoria,
quindi nel nostro ordinamento non è prevista se non per gli appalti ad alta intensità di manodopera, quindi sarebbe una scelta delicata. Ma siamo sicuri che una transizione del genere dall'in-house a una gestione sul mercato sia conveniente per la collettività? Cioè, a me sembra anche che scriverlo in legge così a prioristicamente sia quantomeno incauto. Lascio stare il regime transitorio, eccetera. Vengo alla critica sulle pronunce che vengono anche richiamate sia dall'antitrust sia nella relazione che accompagna questo articolo 6, perché sostanzialmente tutto il ragionamento è fondato su una pronuncia della Corte Costituzionale e su due pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quindi dicono la giurisprudenza, sia quella di legittimità delle leggi, sia quella sovranazionale, quindi della Corte di Giustizia, sarebbero favorevoli a questo tipo di approccio. Ecco, anche qua è una lettura un po' parziale di queste pronunce, se le leggiamo con attenzione e proviamo anche a metterle a sistema. Anzitutto la Corte Costituzionale, se vogliamo scomodare il giudice delle leggi, ha anche pronunciato su settori simili o vicini al nostro in linea opposta. Io ricordo la sentenza 218 del 2021, quindi pure recente, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 177 del codice degli appalti, quella norma, ricordo, che obbligava i gestori di concessione di servizio che non avevano ottenuto la concessione sul mercato a esternalizzare, quindi a ricorrere a loro volta al mercato. E la Corte Costituzionale ha un passaggio importante che secondo me va ricordato, dice: non esiste nel nostro ordinamento né può esistere un radicale obbligo di affidare a terzi le attività a rilevanza economica. Quindi è la stessa Corte Costituzionale che ci fa capire che anche per arrivare a quello occorre una motivazione, e non capovolta la motivazione per l'autoproduzione, la motivazione per ricorrere al mercato è esattamente il contrario, la motivazione dell'affidamento a terzi in termini di convenienza per l'ente territoriale, quindi per la collettività che l'ente territoriale rappresenta. Tra l'altro mi chiedo, ma questa motivazione rafforzata muove da una diffidenza grande anche verso tutti i soggetti che dovrebbero e in passato dovevano e devono controllare gli affidamenti in house, perché abbiamo l'autorità garante della concorrenza del mercato, abbiamo il registro presso l'autorità nazionale anticorruzione, abbiamo l'osservatorio del MISE, del Ministero per lo Sviluppo Economico, a cui gli enti locali debbono trasmettere le scelte sulle forme di gestione in house. Possibile che in un sistema del genere non ci sia, dico, due autorità indipendenti e un osservatorio ministeriale, un'allocazione di competenze sufficiente per valutare la bontà di una scelta in house? È evidente che qualcosa non funziona anche a livello istituzionale. La diffidenza verso gli enti locali è stata già ben illustrata, quindi non voglio aggiungere nulla e richiamo quanto è già stato detto abilmente dai colleghi. Ricordo solo che la legge Delrio sulle città metropolitane affida questa funzione fondamentale, proprio funzione fondamentale di organizzazione dei servizi a rete, alle città metropolitane, quindi anche lì c'è un'altra norma che tra l'altro richiama i principi costituzionali che verrebbe violata da questa scelta di controllare in questo modo irriguardoso l'autonomia degli enti territoriali. Ecco, spesso si dice ancora, e lo dice l'antitrust, le società in house sono prive di requisiti, ma è apodittica questa affermazione. Ripeto, ci sono almeno tre controlli sul campo che hanno già istituzionalizzato la verifica sul possesso dei requisiti. Poi il difetto di motivazione, qua è una motivazione ad impossibilia, perché è una motivazione su quattro fronti, tra l'altro sul passato e sul rapporto tra passato e futuro. I timori per l'impatto sociale, abbiamo detto, la clausola sociale non è obbligatoria, l'indennizzo io dubito che convenga per la collettività, e cito e chiudo i tre precedenti su cui si fonda questa disciplina. La Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è la 100 del 2020, sentenza che si era occupata del codice degli appalti, di quella norma del codice appalti, il 192, che riguardava l'aggravio della motivazione in house. È vero che lì la Corte Costituzionale aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale e lo aveva fatto invocando due sentenze della Corte di Giustizia. Però anche lì
aveva detto non si può rendere illimitata l'autonoma determinazione dell'ente territoriale in una direttrice pro concorrenziale. Quindi l'ente locale è vero che ha la sua autonomia, ma non può scegliere illimitatamente. È vero, non può scegliere illimitatamente, ma ci insegnano i costituzionalisti, nella scelta ovviamente bisogna dar conto del rispetto degli altri principi costituzionali. A me sembra qua talmente evidente che ci sia il rispetto del diritto dell'Unione Europea, il rispetto del principio di adeguatezza, il rispetto del principio di proporzionalità e, come ricordava il professor Lucarelli, il rispetto del principio di allocazione a livello comunale delle funzioni amministrative, che evidentemente non possono essere sacrificati tout court senza alcuna forma di bilanciamento. Tant'è che la Corte di Giustizia, che viene richiamata la 2020 su un caso italiano, il caso Rieco, diceva non osta una doppia motivazione, cioè il fallimento del mercato e la convenienza per la collettività, un sistema che aggrava la motivazione per l'in-house. Sì, ma qui non è doppia motivazione, ripeto, qui è una motivazione quadrupla, passatemi l'espressione, aggravata, anticipata e su parametri che non sono definiti. Quindi il principio di proporzionalità sicuramente non viene rispettato. Non solo, l'altra sentenza, ed è davvero l'ultimo riferimento che vi offro, l'altra sentenza della Corte di Giustizia del 2019 sul caso Irgita era una sentenza sul rinvio pregiudiziale della Lituania, che aveva un caso controverso molto particolare. Cioè il caso era che c'era un affidamento di una concessione a una società privata, dopodiché il legislatore cambia la disciplina normativa e consente l'affidamento in house. Quindi lì il problema era il privato che si lamentava che l'in house gli sottraeva una fetta di mercato. È una situazione completamente diversa, quindi come si fa a citare un precedente del genere a fronte di una situazione così complicata come quella che stiamo rappresentando? Quindi si invocano norme chiare, ma è evidente che la norma chiara non è quella di cui stiamo discutendo e andrebbe sicuramente riformata, perché a mio avviso, come già hanno detto i colleghi, si espone a profili sia di incostituzionalità sia anche di violazione del diritto dell'Unione Europea, quella che invece si dice di voler perseguire. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono altre questioni a disposizione. Grazie. Grazie al professor Sergio Foà, che mi sembra che abbia introdotto ulteriori stimoli e spunti di riflessione sulle criticità di questo provvedimento, che quindi si sommano a quanto già ascoltato finora. Finiamo quindi la serie di interventi e relazioni dei giuristi e passo la parola a Marco Manunta, già presidente di sezione del Tribunale di Milano, è stato magistrato ma anche attivista del Movimento per l'Acqua della prima ora, direi. E lo ringrazio anche a lui per la disponibilità e gli passo la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io affronterei il problema da un punto di vista che è incentrato sui referendum, soprattutto perché la norma e l'articolo 6 famoso di questo DDL è esposta su quel fronte, perché nettamente in contrasto con l'esito dei referendum che si sono tenuti nel 2011. In particolare ricordo che nel 2011 è stato a grande maggioranza, oltre il 96% dei votanti, ha espresso due principi molto netti: no alla privatizzazione dei servizi pubblici e no al profitto sulla gestione dell'acqua. Ora, questo esito referendario è stato già messo in pericolo una prima volta già nel 2011, proprio in seguito a quella famosa lettera che ha ricordato la professoressa Agostino, che era stata inviata al presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca, cioè Berlusconi. Ecco, a seguito di quel tentativo che era stato introdotto, c'è stata una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto l'illegittimità di una nuova norma che riproducesse la norma abrogata in via referendaria. Allora, questo vuol dire una cosa importante.
prima di tutto che con questo DDL si vuole andare contro la volontà espressa dagli elettori in modo molto preciso e inequivoco, e lo si vuol fare calpestando quella volontà, e quindi è un segnale politico particolarmente inquietante. Secondo aspetto, c'è un profilo di illegittimità costituzionale, perché una nuova norma che riproducesse nella sostanza o nella forma quelle norme che sono state abrogate incorrerebbe in un vizio di illegittimità costituzionale. Infatti, la Corte Costituzionale ha ribadito più volte questo principio. A seguito della pronuncia che c'era stata in precedenza e dei referendum, l'articolo 23 bis del decreto legge che era stato appunto sottoposto all'esame degli elettori è stato abrogato. E a questo punto le Camere perdono la facoltà e il potere di intervenire nuovamente nella stessa disciplina e nello stesso modo. Già la Corte Costituzionale, con una sentenza la 32 del 1993, aveva ribadito il principio che le Camere possono disciplinare la materia, ma rispettando i limiti del divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare. E un corollario di questo è anche relativo, è stato ricordato dalla sentenza 468 del 1990, sempre della Corte Costituzionale, che ha così espresso: si deve richiamare la peculiare natura del referendum quale atto fonte dell'ordinamento, e a differenza del legislatore, che può correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum manifesta una volontà definitiva e irripetibile. Ripeto, sentenza 468 del 1990. Quindi è un indirizzo della Corte ampiamente risalente e consolidato. Quindi il legislatore non può riproporre né formalmente né sostanzialmente disposizioni abrogate dagli elettori. E qui cade la sentenza 199 del 2012, con cui la Corte si è pronunciata su un precedente specifico, cioè la riproposizione da parte della maggioranza che sosteneva il governo Berlusconi di una norma che riproduceva quella abrogata dagli elettori. E qui anche la pronuncia della Corte dice che esiste il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, che è desumibile dall'articolo 75 della Costituzione, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. È aggiunto che un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica alla luce di un'interpretazione unitaria della norma costituzionale, della trama costituzionale, e in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta. Questo al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75, venga posto nel nulla e ne venga vanificato l'effetto utile. Ecco, con queste norme, che in sostanza riproducono quella normativa di restrizione della possibilità di ricorrere all'affidamento in-house o all'autoproduzione, queste norme sostanzialmente ripetono qualcosa che è già stato dichiarato incostituzionale dalla Corte e che ovviamente ripropone un quadro normativo che gli elettori hanno dichiarato di non volere. È per questo che io ritengo che l'articolo 6 nel suo complesso non possa essere utilmente emendato, ma debba essere sicuramente stralciato dal testo e quindi rigettato nella sua interezza. Non mi soffermo sulle richieste, sulle costrizioni e soprattutto su questo controllo asfissiante che viene
previsto e delineato dalla normativa del DDL sugli enti locali. Ribadisco che la norma che non consente di riproporre le norme abrogate non è soggetta a un termine temporale. Quindi, come valeva nell'immediatezza, cioè nel 2011, nell'immediatezza del referendum, vale anche oggi, perché non è previsto una durata temporale del divieto per il Parlamento di riproporre norme referendarie, norme abrogate dal referendum. Un altro aspetto che voglio ricordare è che questo DDL si spinge anche più in là, in aspetti che non erano stati osati da nessuno. La privatizzazione si estende anche alla proprietà delle reti. È prevista, non è imposta, ma è prevista e diventa una specie di corollario quasi obbligatorio per i comuni che non possano mantenere la gestione dei servizi locali. In particolare è prevista la possibilità di cessione delle reti, sia dell'acqua sia quelle del gas. Ricordo che per il testo unico in materia ambientale, articolo 143, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica fino al punto di consegna fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. E qui in effetti il DDL non contiene nessuna specificazione, non contiene nessun principio di sdemanializzazione di questi beni. Certamente con la delega che si prevede nel DDL di dare allo stesso governo per il cosiddetto riordino di tutta la materia, questo andrebbe specificato in che senso verrebbero sottratti al demanio. E questo sarebbe sì una legge, ma assolutamente inopportuna e impropria, perché priverebbe della proprietà gli enti che hanno costituito questo demanio. Cioè, ricordiamo che i comuni hanno costituito gli acquedotti storicamente utilizzando risorse pubbliche e per far fronte a un'esigenza primaria della società e delle comunità locali, che era quella della tutela della salute, perché fornendo acqua sicura e controllata si sarebbero prevenute le malattie derivanti da acqua contaminata e superficiale che veniva all'epoca utilizzata dai cittadini. In questo il DDL porta uno sfregio anche a questo principio storico della tutela della salute e di strutture dei comuni costituite proprio nell'interesse strettamente pubblico. L'anomalia più macroscopica è questa svendita di beni demaniali a cui ci dobbiamo sicuramente opporre. E questo è importante che venga conosciuto dai cittadini e quindi credo che debba essere prima di tutto dibattuto ma seriamente ed effettivamente nella sede tipica che è il Parlamento, e prima di arrivare quindi a un'approvazione senza dibattito, senza possibilità di discussione, come è spesso accaduto negli ultimi tempi per tutti i provvedimenti dettati dalle emergenze più o meno effettive e da altre urgenze imposte dall'esterno. Un'ultima considerazione: credo che in un sistema democratico come il nostro i filtri che ci sono dovrebbero impedire di arrivare all'approvazione di questo DDL.
in prima battuta deve essere il Parlamento a farlo. In secondo luogo dovrebbe essere, semmai, il Presidente della Repubblica a valersi della facoltà di rinvio alle Camere per il riesame, attesa l'evidente incostituzionalità di norme in violazione dell'esito dei referendum. In assenza di questi interventi, le regioni dovrebbero e potrebbero impugnare nuovamente il provvedimento dinanzi alla Corte Costituzionale, e questo è un iter che certamente sarebbe particolarmente costoso dal punto di vista istituzionale, con nuovi ricorsi alla Corte Costituzionale. Tutto questo andrebbe evitato. Ma se si dovesse arrivare alla fine, anche all'approvazione, nonostante tutto questo, non resterebbe ancora una volta che riproporre il referendum con la raccolta di firme da parte dei cittadini. Credo che sarebbe una conclusione molto triste questa, perché vorrebbe dire un fallimento della democrazia e la costrizione dei cittadini a riproporre qualcosa che già era stato acquisito all'ordinamento. Mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie. Grazie a Marco Manunta per il suo contributo e, appunto, come emerso anche dagli altri interventi, la questione del rispetto della volontà popolare e dell'esito referendario credo che sia evidente, cioè la contraddizione di questo provvedimento e di alcune norme presenti nell'articolo 6. Terminiamo qui le relazioni da parte dei giuristi, che ringrazio ancora per la disponibilità, e io adesso mi accingo a passare la parola a Guido Maria Marinelli dei Fridays for Future, perché crediamo che ci siano dei collegamenti anche sulle questioni più prettamente ambientali, e anche ci sembrava opportuno un contributo da parte di questo movimento, perché, come sapete, il 25 è convocato lo sciopero globale, l'ennesimo direi sciopero globale per il clima, e quindi a Guido la parola su questo. Certo? Ok, benissimo. Se parli con la mascherina non ho bisogno di mettere questo, no? Se mi sentono faccio uno sforzo e provo a parlare con la mascherina. Ok, dunque... Immagino che molti adesso si staranno chiedendo, ma Fridays for Future sono un movimento di ragazzi e ragazze, che ci fa sto signore qui? Ecco, io credo che la risposta sia molto semplice. I Fridays for Future non sono un movimento di ragazze e ragazzi e basta, non sono un movimento che può essere affrontato paternalisticamente, è un movimento largo, con tantissimi ragazze e ragazzi, ma anche altre persone, che sono accomunate dall'aver messo al centro della loro attività quello che è la crisi climatica, ma soprattutto quello che è la relazione tra giustizia sociale e giustizia ambientale. E qui oggi stiamo parlando di entrambe le cose, a mio giudizio, sia della giustizia sociale che della giustizia ambientale. Permettetemi di introdurre una visione completamente diversa. Per noi la concorrenza non dovrebbe essere su chi fa profitti con i servizi comuni. La concorrenza dovrebbe essere fra i politici per individuare chi sarà il primo ad attuare i consigli degli scienziati per risolvere i cambiamenti climatici. Questa dovrebbe essere la vera concorrenza che noi ci aspettiamo. Riteniamo paradossale addirittura che il Parlamento, invece di affrontare tematiche ben più rilevanti in questo momento e importanti, stia trattando degli argomenti come il DDL concorrenza, ma anche come poi i progetti per l'autonomia differenziata, che sono un altro elemento di criticità che adesso andrò un momento a inquadrare, invece di pensare, per esempio, invece di aver pensato in passato, per essere più precisi, a come ci si liberava dal ricatto delle fonti fossili. Se vedete fra le parole d'ordine dello sciopero del 25, ce n'è una che è abbastanza diretta. La pace è rinnovabile, la guerra è fossile.
E la pace è rinnovabile in tutti i sensi, non solo come energie rinnovabili, ma anche come capacità di rinnovare la qualità della vita, di rinnovare il mondo del lavoro, di rinnovare la scuola, di rinnovare anche i servizi. Oggi qui il Parlamento e tutte le istituzioni dovrebbero parlare di come l'energia rinnovabile, un po' come l'acqua, deve diventare un bene collettivo, garantito dallo Stato, ai sensi del già richiamato articolo 3 della Costituzione, perché la povertà energetica, e mi ricollego anche al discorso sulla guerra che sto facendo poco fa, è in aumento, era in aumento già intorno al 15% prima della guerra. Adesso non posso nemmeno pensare dove sarà arrivata. La guerra peggiora la situazione del riscaldamento climatico e, tornando alla povertà energetica, trovo anche paradossale che, mentre giustamente la Comunità Europea ha cominciato a parlare di comunità energetiche rinnovabili, cioè di mettere a disposizione di comunità di cittadini l'energia da loro autoprodotta, e quindi con un approccio completamente opposto a quello del profitto, perché loro è autoprodotta e profitti non ne fanno aziende, intanto noi discutiamo di un DDL concorrenza che invece va nella direzione esattamente opposta, non solo per l'acqua, ma anche per gli altri servizi, è stato detto, non lo devo ripetere, trasporti, sanità, e rifiuti, rifiuti se ne è parlato poco, ma anche rifiuti sono un bene che in una logica di economia circolare dovrebbe diventare un bene comune di tutti e non un posto, e non qualcosa su cui fare profitti. Allora, ma questo perché lo dico? Beh, essenzialmente perché per risolvere la crisi climatica si deve andare a privilegiare l'interesse collettivo, perché soltanto privilegiando l'interesse collettivo si possono attuare quelle politiche che sono necessarie a. Faccio l'esempio sull'acqua, visto che oggi parliamo di acqua. Interesse, prendiamo la CEA a Roma, che non è nemmeno completamente privata. Benissimo, la CEA fa 80-90 milioni di euro di utili l'anno. Però la CEA gestisce acquedotti che hanno il 45% circa di perdite dell'acqua. 45% o 44-45%, comunque perdite molto rilevanti, in linea con quelle che sono le perdite di tutta Italia. Benissimo, l'interesse collettivo sarebbe di ridurre le perdite. Perché non io, ma il Centro Mediterraneo dei Cambiamenti Climatici, che è il focus point per l'Italia del IPCC, che è l'organismo dell'ONU che si occupa dei cambiamenti climatici, analizzando il report uscito il 28 febbraio del 2022, quindi 20 giorni fa, sto arrivando già verso la fine, nel 2022, cosa dice? Dice, leggo soltanto un pezzettino, siccità, è atteso un aumento dei rischi legati a siccità a livello globale. In particolare, contenendo il riscaldamento a 1,5 gradi, cosa che già abbiamo capito che non si riesce a contenere, la popolazione esposta a queste condizioni sarebbe di 120 milioni. Vabbè, 120 milioni nel mondo. No, nell'area del Mediterraneo. 120 milioni di persone sottoposte a siccità nell'area del Mediterraneo. Molto bene. A questo punto, considerando che dobbiamo andare verso la chiusura, io voglio dirvi soltanto un'ultima cosa. Allora, abbiamo detto che i referendum avevano già espresso una volontà della maggioranza della popolazione. Abbiamo detto che questa volontà, a nostro giudizio, andrebbe allargata a tutti quelli che sono i servizi che garantiscono la qualità della vita e a volte la sopravvivenza stessa delle persone. Okay? A questo punto non solo vi invito a partecipare allo sciopero del 25 che partirà dalle 9:30 alla Piazza della Repubblica per arrivare a San Giovanni, ma ad agire in tutti i luoghi
dove sia possibile, perché questi punti che sono all'ordine del giorno dello sciopero, di questo, ma anche quelli che sono all'ordine del giorno degli scioperi precedenti, vengono portati avanti. Ne leggo soltanto i titoli. Una scuola ecologica che prepara i ragazzi e ragazze a pensare un mondo migliore. Un lavoro ecologico, perché la logica del profitto legata a DDL concorrenza, ma legata anche all'autonomia differenziata, poi cosa comporta? Non soltanto danni per i cittadini, ma anche una situazione in cui il precariato si diffonde, il lavoro non tutelato si diffonde, invece noi dobbiamo avere un lavoro tale che consenta alle persone di sviluppare la qualità della vita e l'attenzione per l'ambiente. Allora, possibile mai che un ricercatore italiano in climate change, che magari vive a Ca' Foscari a Venezia, debba sopravvivere con circa 1.100 euro al mese? Questi sono i temi che dobbiamo affrontare. Se vogliamo avere un futuro, dobbiamo garantire ai nostri ricercatori la possibilità di vivere nelle condizioni migliori e di sviluppare di loro intelligenza per mettere a servizio di tutti noi. Grazie. Grazie a Guido Marinelli per il contributo e ovviamente l'invito e lo stimolo alla partecipazione allo sciopero per il clima. Io adesso passerei la parola ai parlamentari che hanno dato disponibilità e che sono presenti in sala. Però chiedo ovviamente di comunicare, diciamo, gli impegni eventuali che sono sopraggiunti. Seguirei la scaletta, mi è stato già segnalato un'urgenza dall'onorevole Fassina e quindi chiedo scusa alla senatrice Nunes, ma lo faccio passare avanti perché deve necessariamente andare via tra poco. E per il resto io seguirei quella che è la scaletta che vi ho condiviso con il programma. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, mi scuso innanzitutto con i colleghi che avrebbero dovuto precedermi, purtroppo lo slittamento di 2 ore comporta la necessità di dover recuperare, abbiamo la commissione sul sostegni ter, il decreto sostegni ter. Complimenti per la qualità degli interventi, lo dico senza enfasi retorica, a partire dall'introduzione, poi gli interventi dei costituzionalisti e dei giuristi sono stati davvero di grande qualità e ci aiutano moltissimo, soprattutto in questi luoghi, a mettere in evidenza contraddizioni profonde e da affrontare. Mi permetto solo di fare una sottolineatura, non sono né un giurista né un costituzionista, mi permetto di fare una sottolineatura, diciamo, che deriva da approfondimenti fatti in questi anni. Purtroppo i principi fondamentali dei trattati europei non coincidono con i nostri principi, con i principi della nostra Costituzione. Purtroppo nei principi dei trattati europei, come è stato ricordato, la concorrenza e le libertà economiche, la libertà di movimento di capitali, merci, servizi e persone, non ha una funzione strumentale rispetto all'utilità sociale, ma sono valori in sé, cioè per l'impianto appunto neoliberista presuppongono in quanto tali di produrre utilità sociale, mentre l'articolo 41 e i seguenti della nostra Costituzione esprimono in modo netto la necessità di confinare il dispiegamento reale di quei principi al conseguimento dell'utilità sociale. Dico questo perché, non voglio spingermi in campi che non conosco, quindi sono pronto a recepire tutte le indicazioni che mi vengono date, però dico questo perché, a mio avviso, come è stato accennato,
bisognerà a un certo punto ricorrere ai controlimiti, cioè a quei principi fondamentali della nostra Costituzione che non possono essere subordinati neanche ai trattati europei. Guardate, questo è un punto, ora non c'è tempo qua per argomentare, però è un punto molto rilevante, perché se no il primo presidente dell'antitrust che passa diciamo dà un parere e scavalca il legislatore nazionale in riferimento all'applicazione automatica delle normative dei trattati europei. Noi abbiamo un problema molto serio di democrazia e lo dico, diciamo, senza nessuna, cioè, sono profondamente europeista, dopodiché sono anche profondamente, come dire, ancorato ai nostri principi costituzionali, e i principi dei trattati europei hanno una impronta ideologica diversa dai principi costituzionali, ma mi fermo qua. Invece voglio dedicare due minuti alla valutazione strettamente economica, sulla quale a mio avviso dobbiamo insistere. Vorrei che chi sta a Palazzo Chigi, a cominciare dal professor Giavazzi, mi portasse l'evidenza empirica della superiorità dei principi concorrenziali nella gestione privatistica dei monopoli naturali. Dov'è l'evidenza empirica? 30 anni di attuazione della gestione privatistica di monopoli naturali, per la conoscenza della letteratura che ho io, danno indicazioni opposte. Nel Regno Unito, che non è, diciamo, uno sperduto, ma è stato, come dire, la testa d'ariete della gestione privatistica dei monopoli naturali, si torna indietro, cioè il governo conservatore torna indietro, perché è avvenuto quello che è inevitabile che avvenga. Guarda, questo è un punto che noi dobbiamo mettere in evidenza. Il gestore privato dei monopoli naturali persegue il suo obiettivo di massimizzazione del profitto, come tutti i privati fanno, non perché è cattivo o malvagio. Quindi tende a fare pochi investimenti, tende ad aumentare le tariffe, e quindi a massimizzare i suoi profitti a scapito della qualità del servizio e molto spesso anche delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Ci sono voluti 43 morti di Ponte Morandi per far emergere dagli scaffali delle Corti dei Conti una, non so tecnicamente come si chiama, se relazione, della fine del 2018, che se l'è andata a prendere, fa vedere i gestori delle autostrade che cosa hanno fatto nei 20 anni in cui le hanno gestite. Ora, al di là dei morti, quei dati della Corte dei Conti sono chiarissimi e diciamo analiticamente indicano quanto ho appena provato a ricordare. Quindi, a mio avviso, finisco. Questa è la questione di fondo. No alla gestione privatistica dei monopoli naturali, a cominciare dall'acqua. Quindi, oltre a tutto quello che avete detto, mi permetto di sottolineare questo aspetto. L'articolo 6 dovrebbe essere abrogato, questo è l'obiettivo primario. È chiaro che poi c'entrano i rapporti di forza politici, quindi la raccomandazione è allargare questo fronte. Noi dobbiamo mettere insieme tutti coloro che vengono colpiti dal disegno di legge, che non sono solo i servizi pubblici locali, come è stato detto, ma ci sono tante attività di lavoro autonomo, dai tassisti agli ambulanti, anche a gestori delle spiagge, che a qualcuno piacciono poco, però il principio è lo stesso. Noi dobbiamo aggredire quel principio. E per quanto riguarda, e lo dico ai colleghi senatori, per quanto riguarda il passaggio parlamentare, alla Camera noi vogliamo fare una lettura vera. Non esiste che arriva alla Camera un testo blindato, non è un decreto in scadenza, è un disegno di legge delega. Quindi per tutto quello che potete fare nella vostra interlocuzione, che so essere frequente col governo, ribadite questo principio. Il sistema bicamerale questa volta non viene archiviato, ma va utilizzato fino in fondo. Grazie.
Grazie all'onorevole Fassina, lo auspichiamo anche noi che si mantenga ancora il bicameralismo perfetto. E passo la parola alla senatrice Paola Nugnes, che ringrazio anche per la partecipazione. Ringrazio io voi per questa occasione, di questo confronto. Se mi hanno ordinato di... Allora, io sì, dicevo, ringrazio del conforto dei giuristi che danno, come dire, sostanza alle nostre valutazioni politiche, che sono appunto ferme su una valutazione che a mio giudizio è grave. Questo non è la fine di un iter, cioè la pietra tombale di un processo che è stato messo in atto dall'inizio degli anni 90 e dove Draghi è stato soggetto attuatore, perché noi abbiamo avuto la presenza di Draghi e dal 90, quando appunto con ben 9 governi di diversa estrazione politica tra sinistra e destra, hanno smantellato bullone per bullone, vite per vite, quello che era lo Stato sociale costruito nei 30 anni magnifici. Quelli che venivano appunto, derivavano proprio dalla lettura orientata della nostra Costituzione. Quindi oggi noi ci troviamo solo con l'ultimo tassello che nasce dall'imposizione di un'ideologia. Di un'ideologia fallita, perché l'ideologia del libero mercato è fallita, e qualcuno lo disse nel 2008 con la grande crisi economica, fu un po' come la caduta del muro di Berlino. Eppure da quel fallimento non c'è stata una revisione ideologica. E quindi quello che è qualcuno di notevole ha detto, il professor Lucarelli, no? Si sta sostituendo con una regola, quella della concorrenza, quelli che sono i principi costituzionali. Io mi permetto di dire di più: con un'ideologia si stanno sostituendo quelli che sono i nostri principi inderogabili, non contrattabili della nostra Costituzione. Sono quelli dell'articolo 41, 42, 43, il 42 è stato anche rinforzato, ma sicuramente è stato detto, è l'articolo 3, oltre tutti quelli diciamo amministrativi, l'articolo 5, ma l'articolo 3 che a mio parere è il più bello, quello che dice che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatti la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo. Ecco, concorrenza è una parola che non si avvicina neanche lontanamente a questo, ma soprattutto è una parola che non ha una definizione giuridica. Noi non sappiamo, ognuno di noi si immagina la concorrenza come una determinata cosa, ma non ne abbiamo una corrispondenza certa. Ma sicuramente la pari opportunità e l'equità non sono concorrenza. La cooperazione non è concorrenza. E allora, come giustamente ha detto Stefano, va dimostrato, al contrario, come ha detto anche Loredana, va portata la prova contraria. Se dobbiamo essere in un sistema di concorrenza che è più conveniente per chiaramente il bene collettivo, no? Che è appunto l'utilità sociale degli articoli dal 40 al 43, che sia meglio che si privatizzi tutto, anche quelli che sono intesi come appunto i servizi idrici, il ciclo dei rifiuti, il trasporto pubblico, le reti infrastrutturali. Ma come è stato detto, non posso fare altro che ripetermi, qui viene meno anche
il vincolo referendario. Il vincolo referendario è stato chiaro, la sentenza 199 del 2012 ha tagliato le gambe ad un attentato legislativo di quel vincolo di quel vincolo referendario, ma ci hanno riprovato sistematicamente. E io su questo con Stefano non concordo fino in fondo, perché i giuristi ci dicono che comunque i trattati non ci obbligano, mentre in Italia noi siamo più realisti del re e ci portiamo avanti per quanto riguarda le disposizioni liberali e liberiste del cosiddetto libero mercato, che poi tanto libero non è, perché ormai è un mercato sostenuto dallo Stato, quindi comunque è un mercato che richiede l'aiuto, il sostegno dello Stato, ma solo per interessi che non sono più quelli pubblici dei cittadini. Noi purtroppo affrontare oggi questo disegno di legge che appunto, come è stato detto, partendo dal governo, dà al governo una delega per mettere la pietra tombale sui servizi pubblici in-house, potremmo fare, e dobbiamo essere coscienti, soltanto un atto politico di testimonianza, perché su questo, visto che il fine ultimo di questa ideologia che è morta, diciamocelo, sono degli zombie che camminano, non potremo fare altro che la testimonianza in commissione e nelle aule, ma il tempo dovrà venire affinché, unendoci da un punto di vista europeo, e questo sì, e quindi arrivando anche a cambiare i trattati e anche a cambiare il tipo di Europa, riusciremo a portare avanti altre ideologie ed altri modelli di società. Grazie. Grazie mille alla senatrice Nunes. Allora io passo la parola a questo punto, salto per il momento l'onorevole Federica Daga, che è arrivata da poco, e passo la parola alla senatrice Elena Fattori. Grazie per questo convegno. Piange il cuore che siamo così pochi, devo dire la verità, perché in questi periodi si parla solo di virus e di guerra e si parla poco di quello che succede in Parlamento, dove abbiamo un governo che è nato per fare questo, è nato per sottrarci sovranità, è nato per sottrarci beni pubblici, è nato per vendere armi. Abbiamo aumentato il PIL del 2% per le armi in maniera vergognosa, quando gli agricoltori non riescono più neanche a comprare il grano per seminare, non c'è l'acqua, il gasolio costa troppo. Io sono in contatto con molti agricoltori della mia zona, è una zona agricola, c'è questa spinta, no, a voler coltivare, a ritrovare la propria sovranità alimentare, ma in realtà il problema non è seminare, il problema è che è una catena di speculatori e di una catena infinita di persone che guadagnano sul nulla, sullo scambio delle materie primarie, sulla messa sul mercato non solo dell'acqua, ma del cibo, del grano, dell'olio di girasole, si fanno i prezzi altrove, il gasolio per le macchine agricole è soggetto a una speculazione, non corrisponde ai prezzi reali, non siamo liberi di produrci cibo e di mangiarcelo, non esiste più questa libertà in Europa e nel mondo. E tutto questo però, io trovo una cosa surreale, che questo, quando Draghi è arrivato, si sapeva che sarebbe successo, lo sappiamo tutti chi è Draghi, abbiamo visto il ministro Colao, sapevamo cos'era il piano Colao, eppure gran parte del nostro Parlamento sostiene questo governo che fa quello sporco lavoro che sapevamo avrebbe dovuto fare. Non è una sorpresa il DDL concorrenza, è una vergogna che qualcuno ancora da sinistra sostenga questo governo. Questo governo non doveva neanche nascere col sostegno di chi si proclama di sinistra. Mi dispiace che poi si dica, va bene, emendiamo l'articolo 6,
emendiamo l'articolo 6. Quanti articoli 6 ci saranno ancora se questo governo rimane in piedi? Io questo vi voglio chiedere. Io voglio che tutti i parlamentari, a voi referenti, tolgano la fiducia a questo governo. Non basta emendare il DDL concorrenza. Sono contenta che la senatrice De Petris abbia organizzato questo convegno, ma troverei coerente se tutti i parlamentari che oggi sono qui per protestare sul DL concorrenza non votino mai più alla fiducia a nulla che viene prodotto dal governo Draghi e questa squadra di ministri che è qui per sottrarci solo la nostra Costituzione. Perché attenzione, con la riduzione del numero dei parlamentari al prossimo giro saranno in grado di modificarla la Costituzione, quindi stanno preparando solo il terreno perché la prossima volta non ci saranno i richiami costituzionali che oggi voi fate, perché la Costituzione come la conosciamo e come hanno voluto dirci nel 2011 con la lettera famosa che ci diceva che le Costituzioni antifasciste sono un problema per la libera concorrenza, presto la nostra Costituzione non sarà più quella di prima, perché la riduzione del numero dei parlamentari fortemente voluta da questo Parlamento e purtroppo votata dai cittadini per una politica di antiparlamentarismo, la nostra Costituzione potrebbe non darci più il supporto per i beni pubblici. Quindi grazie di averci spiegato come stanno le cose, noi che siamo dentro lo sappiamo da un decennio, ma vediamo tanti complici che vorremmo non vedere. Grazie. Grazie mille alla senatrice Fattori. Io ho visto fino a qualche minuto fa l'onorevole Vianello, non so se è uscito solo per una telefonata, se ci sente. Giovanni Vianello, se no andiamo, proseguiamo nella speranza, perché mi sembra che di vedere ancora la sua giacca. E intanto proseguiamo, poi lo recupereremo successivamente, e quindi passo la parola all'onorevole Doriana Sarli della componente Manifesto. Grazie, grazie a tutti. In realtà devo che faccio di in realtà è stato detto effettivamente tutto, io ringrazio per questa riunione che serve in realtà, come altre che sono state fatte in questo periodo, a mettere insieme forze, conoscenze e possibilità, se possibile, di risvegliare comunque in Parlamento e nel Paese comunque una coscienza che vada a contrastare un processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali che va di pari passo con lo smantellamento di tanti altri servizi, o diciamo la nostra sanità pubblica, la nostra istruzione. Cioè in realtà non è nulla, come hanno detto tanti, parte da oggi, ma tutto parte da lontano, e noi ora ne stiamo vedendo la realizzazione grazie anche all'esecutore che, dobbiamo dirlo, è il governo Draghi. E comunque non posso che concordare che con chi mi ha preceduto, che effettivamente tutte queste cose che stanno avvenendo erano assolutamente attese. L'articolo 6, come abbiamo visto, è stato spiegato da giuristi, quindi è assolutamente inutile che io vi ripeta quello che porta, lo stravolgimento che porta, però voglio dire che comunque la cosa brutta è proprio questa, cioè che il mercato, il privato, il pubblico è visto come un qualcosa, come è stato detto anche dalla professoressa, che deve giustificarsi, qualcosa che per esistere deve avere comunque, appunto, quale sindaco, quale comune si prenderà l'onere di tutti di questa responsabilità che carichiamo su di loro, della motivazione anticipata, qualificata e tutto quello che ne consegue, a fronte di una facilitazione verso un processo di privatizzazione. Ma noi privatizziamo dei servizi che il pubblico garantiva perché sono dei servizi, perché la logica non è il profitto, ma è il bene, è il servizio che viene dato al pubblico cittadino, sempre anche in rispetto a quei principi costituzionali di eguaglianza e sostanziale di cui parlavamo. Quindi voglio dire, l'abbiamo visto nella sanità, la sanità è stata, l'abbiamo trovata completamente impreparata al Covid dopo decenni di definanziamenti, decenni di
di privatizzazione, di cessione di servizi ai privati, che poi hanno scelto ovviamente qual era il servizio più remunerativo per loro, lasciando poi sul pubblico un onere di tutto quello che invece sono le cronicità e i pronto soccorsi. Quindi insomma anche questo, sull'acqua abbiamo detto tanto e si è venuto fuori che è completamente disatteso la volontà popolare, ed è questa una cosa che noi ritroviamo in tante cose, anche oggi sulla guerra, viene sempre disattesa la volontà popolare. E lì è stata ben sancita da 27 milioni di persone, hanno votato un referendum e tutto era molto molto chiaro. Ora ridiscutiamo il nucleare, ridiscutiamo l'acqua, l'acqua diventa un bene, una merce, la mettiamo in borsa, la quotiamo in borsa, quando noi dovremmo andare verso il diritto di dare alla singola persona, proprio con, diciamo, senza nessuna spesa, almeno il suo fabbisogno, non so, 50 litri di acqua al giorno a persona, per pagati dalla finanza pubblica. Quindi addirittura noi invece andiamo, non privatizziamo le fonti, insomma, e tutto questo. Quindi io non posso fare altro che ringraziarvi, perché appunto è anche inutile ripetere cose che sono state dette, sono anzi contenta che le cose che volevo dire sono state dette, perché almeno qui c'è un comune sentire che ci fa capire che non bisogna abbassare la guardia, che bisogna continuare a lottare, perché ora più che mai non ce lo possiamo permettere, perché quello che non faremo oggi resterà per sempre o per molto molto tempo. Grazie. Grazie, grazie mille anche per la sintesi nel contributo, e passo la parola all'onorevole Giovanni Vianello di Alternativa. Buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto ringrazio il forum per aver promosso questo incontro con non solo con la parte politica, ma soprattutto con dei contributi tecnici estremamente interessanti. Dovrebbero ritornare più spesso in questi palazzi, proprio per l'aria che si respira in questi palazzi, proprio per andare a realizzare quella che fuori ormai si sta manifestando, una sete di democrazia che manca attualmente nei provvedimenti che stiamo vedendo in questo governo, ma non solo. Ora io ho presentato 3 emendamenti, c'è il soppressivo, poi c'è qualche altro emendamento per cercare di limitare i danni che fa questo articolo 6, e ringrazio l'avvocato Lodato, consulente, per averci dato una mano, che è qui in sala. Ma vorrei fare più un discorso di carattere politico, prettamente politico, perché questo non è nient'altro che l'ennesimo attacco ai beni comuni, l'ennesimo attacco, sempre sulla stessa scia. Dalla legge Galli in poi l'abbiamo visto, insomma, negli anni si è proceduto a grossi step o a piccoli step, però sempre in questa ottica, nonostante nel 2011 un referendum abbia chiarito a tutti qual è la volontà del popolo italiano, che deve essere verso la ripubblicizzazione dei servizi locali, ma non solo come forma di gestione. Io penso che la proprietà sia una condizione necessaria, ma non sufficiente. La proprietà deve essere pubblica, sì, ma la forma di gestione deve essere partecipata. È questo che ci hanno insegnato 20 anni e passa di battaglie sull'acqua. Ecco perché si scrive acqua, ma si legge democrazia, perché attraverso proprio quelli che sono i servizi pubblici locali si può andare a realizzare questo passaggio fondamentale di gestione condivisa con le comunità, con i lavoratori, che sono parte in causa in questi processi. Ora, con questo governo Draghi l'abbiamo visto già da quando si è insediato col PNRR, cosa sui servizi idrici, cosa prevedeva, quindi soprattutto verso il sud, l'accorpare, lo svendere, ecco, forzo un po' il termine, ma penso che sia congruo, lo svendere quelli che sono i servizi alle multi-utility, alle multinazionali, con gestioni sempre più privatistiche.
In questo governo ha anche fatto, io ricordo la clausola di salvaguardia, quella dei piccoli comuni che devono lasciare la gestione, o comunque far sì che gli ATO poi debbano andare ad affidare a un soggetto la gestione del servizio idrico, sì, che era una cosa già prevista. Comunque questo governo e anche poi il Parlamento che ha ratificato ha messo anche una data entro la quale questi comuni devono lasciare, che non rientrano nelle fattispecie delle clausole di salvaguardia, devono comunque lasciare la forma di gestione e farla affidare a un ATO. Ora, tutto ciò non solo è palesemente incostituzionale perché appunto va a violare quella che è la volontà politica dei cittadini italiani stabilita sul referendum, ma questa incostituzionalità è una costante dei provvedimenti che stiamo vedendo nell'ultimo periodo, un periodo caratterizzato, a mio modo di vedere, da una crisi democratica, perché i tre poteri dello Stato non stanno agendo come da prassi o come dovrebbero fare. Noi vediamo che il potere giudiziario è sotto attacco ed è in difesa per via anche degli scandali interni. Noi vediamo che il potere legislativo è completamente appiattito all'esecutivo. E quindi l'esecutivo in questo periodo sta facendo il bello e il cattivo tempo. E non è forse una coincidenza che nel momento in cui l'esecutivo, i governi hanno più potere e gli altri, poteri dello Stato non riescono ad esercitare la propria funzione in maniera corretta, così come la Costituzione vuole, noi abbiamo politiche che vanno verso liberismo, verso la privatizzazione, verso il privare i beni comuni ai cittadini. Guardate che la questione del referendum violato non riguarda soltanto l'acqua, perché noi nel 2011 abbiamo votato anche sul nucleare. E il governo Draghi, senza passare dal Parlamento, ma semplicemente nella riunione del CITE, quindi dei ministri rappresentati delle forze di maggioranza, hanno mandato in Europa una posizione sulla famosa tassonomia verde, quella che condizionerà gli investimenti per i prossimi 10 anni, una posizione che è fortemente in contrasto col referendum anche sul nucleare, perché guardarsi, girare dall'altra parte, non guardare il problema che il nucleare, ma anche il gas, assorbiranno, inevitabilmente dreneranno le finanze per i prossimi 10 anni a quelle che sono le fonti rinnovabili, è di fatto comunque una posizione non in linea con il referendum del 2011. Ora, il tema è, ringrazio anche il contributo di Freedom for Futures perché è fondamentale, anche l'energia è un bene comune, ma non l'energia centralizzata dalle fonti fossili. Le fonti fossili non possono portarti a far sì che quel diritto ad avere energia sia di fatto esaurito con una gestione partecipata. La rinnovabile diffusa invece sì, con le smart grid, le reti intelligenti, le comunità energetiche, quello è invece è un processo energetico di democrazia ed è che comunque è sotto attacco, l'abbiamo visto ugualmente adesso col decreto Ucraina che a mio modo di vedere è incostituzionale per l'articolo 11 della Costituzione perché l'Italia ripudia la guerra, ma soprattutto su questo ci sono state le varie interpretazioni, sapete benissimo, voi conoscete meglio di me, che quell'articolo 11 che è chiaro, è proprio chiaro, viene però interpretato a seconda delle situazioni, però viola quel decreto crisi ucraina, viola l'articolo 9 e l'articolo 41 della Costituzione, proprio sulla recente modifica della Costituzione in tema ambientale. In quanto viene dato un via libera alle centrali a carbone, a prescindere dal livello di emergenza, di poter bruciare più carbone, energia, in deroga ai limiti normativi nazionali e regionali. Un minuto e vado, quindi mi rivolgo a conclusione, però è importante fare questi raffronti perché l'acqua è la madre dei beni comuni, abbiamo sempre detto, il forum e i movimenti dell'acqua ci hanno sempre detto, il paradigma appunto, perché rappresenta tutto quello che che di fatto si cela dietro i beni comuni. Ora, sul caso energetico io voglio semplicemente dire, guardate, l'energia è lo spettro di quello che diventerà l'acqua se non si ferma tutto questo, ora è tutto in mano al mercato e noi vediamo che ad esempio anche il petrolio e il gas estratto in Italia viene rivenduto allo stesso prezzo di quello che dice la borsa, nonostante siano italiani. Succederà questo all'acqua, le nostre sorgenti avranno questo
questa fine se si continuerà a mercificare questo bene comune. Concludo dicendo una semplice cosa, ci sono tantissime considerazioni da fare e auspico veramente che si possano replicare questo tipo di iniziative, che ne abbiamo tanto bisogno, lo dico da parlamentare, ne abbiamo tanto bisogno, perché non si sta parlando dei beni comuni. La democrazia non viene, oggettivamente, non viene esercitata nel pieno della sua possibilità in questo Paese, e questo forse è anche dovuto a una crisi di rappresentanza. Tutto ciò va sempre a finire come effetti sulla svendita dei beni comuni. Ecco perché, e il Forum ce l'ha dimostrato nel 2011 insieme a tutti gli altri soggetti che hanno aderito nel Comitato Promotore, come una risposta popolare sia l'unica che possa dare al Paese una direzione politica chiara. Perché, come visto, lo dico anche da ex parlamentare di forza di maggioranza, la crisi della rappresentanza, su cui voi potete anche dire molto di più di me, sapete molto più di me, si sta realizzando. Occorre che dal basso le istanze sui beni comuni possano arrivare in maniera preponderante a diventare leggi, quindi con governi e con Parlamento che segue la volontà popolare. Grazie e ringrazio anche per il tempo concesso in più. Grazie all'onorevole Ianello. Non mi sembra che ci sia l'onorevole Fratoianni, non lo riconosco in sala, e per cui io passerei la parola a Maurizio Acerbo, segretario di Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Europea, che ringrazio anche lui per la partecipazione. Una partecipazione doverosa da parte nostra, avendo sempre partecipato al movimento per l'acqua e in generale contro l'assalto neoliberista ai diritti sanciti dalla Costituzione e ai beni comuni. In questa giornata mondiale dell'acqua credo che possiamo registrare che mai la situazione è stata grave come questa, tra quotazione in borsa e DDL concorrenza, e mai abbiamo avuto un Parlamento così allineato all'assalto neoliberista. Da questo punto di vista voglio essere estremamente chiaro: a mio parere non bisogna accettare lo scaricabarile per cui è colpa dell'Europa. Noi di Rifondazione Comunista fummo gli unici a votare contro tutti i trattati europei e consideriamo l'intera architettura dell'UE da mettersi in discussione per l'ordo liberismo che la caratterizza. Ma come è stato spiegato dalle relazioni introduttive, ci sono tutti gli spazi per decisioni diverse dell'Italia. Noi che da anni ci occupiamo del tema sappiamo benissimo che c'è una volontà politica maggioritaria e trasversale delle forze politiche italiane indirizzata verso la privatizzazione dei servizi pubblici e dell'acqua. Tanto è vero che ricordo che nel 2006, quando mi capitò nella mia brevissima esperienza parlamentare di essere relatore della nostra proposta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell'acqua, quel punto era nel programma di un governo di centrosinistra, ma non riuscimmo a far fare un metro a quella proposta, ricorderà chi fu anche audito in commissione, perché scoprimmo che la quasi totalità della maggioranza di governo era per la privatizzazione quanto lo era la destra. Quindi anche il ruolo di Draghi è quello di rivelatore di una tendenza di fondo che unifica i due poli che si scontrano alle elezioni e nei talk show, ma poi sulle scelte di fondo adesso sono unificati nel governo Draghi, ma lo sono stati già prima in una propensione verso la privatizzazione dei servizi pubblici e dell'acqua in particolare. Infatti abbiamo avuto un solo comune che ha applicato il referendum con il ritorno all'azienda pubblica speciale. E io credo che questo assalto oggi non abbia più legittimità popolare, perché non solo c'è stato il referendum, ma siamo di fronte nel nostro Paese al fallimento delle strategie di privatizzazione che hanno dimostrato di essere contro gli interessi popolari, essere inefficienti
essere pura ideologia che copre il furto ai danni delle classi popolari e della comunità nazionale. Questo è un paese dove l'affidamento a privati delle autostrade ha portato a una strage di Stato come quella del Ponte Morandi al termine del... E dopo questa vicenda non si è avuto neanche il coraggio di riprendersi la concessione, ma ce la siamo ricomprata dai signori feudali delle concessioni autostradali. Questo è il paese in cui esplodono le bollette, non a seguito della transizione ecologica che non abbiamo ancora visto, ma perché è stato privatizzato e liberalizzato il settore energetico. Mentre negli Stati Uniti si discute di Green New Deal radicale e di rinnovato ruolo del pubblico, proprio per fare la transizione ecologica abbiamo un PNRR che invece va in direzione opposta, come è stato giustamente segnalato dalle relazioni. Da questo punto di vista vorrei sottolineare che viene attribuito al pubblico un malfunzionamento che in realtà è stato generato già dalle riforme che sono andate verso la privatizzazione, perché le società in-house sono già state un primo passo che noi che ci battevamo per l'acqua bene comune contrastavamo, e non hanno un bilancio positivo. Al posto di ragionare e fare un bilancio sul fallimenti di questi anni, abbiamo un'offensiva in avanti che va assolutamente contrastata, e sono d'accordo anche con chi ha citato la parola referendum, non solo per rivendicare quello del passato, perché se abbiamo oramai un Parlamento rispetto al quale io penso, ovviamente tralascio le poche voci che sono qui presenti, a partire dalla componente manifesta che ci rappresenta e che spero nasca al più presto anche al Senato della Repubblica, io credo che noi dobbiamo organizzare una forza popolare che pensi anche a un nuovo referendum in caso il Parlamento vada avanti, perché come accade per la guerra, noi abbiamo un Parlamento unificato su politiche che non hanno però un vero consenso popolare. Il 55% degli italiani è contro l'invio delle armi, però registriamo che il 98% del Parlamento vota per inviare le armi, e questo è accaduto sull'acqua, sancito da un referendum in maniera fortissima. E quindi ritengo, e su questo concludo, che ente locale per ente locale noi dobbiamo portare questa discussione, e noi cerchiamo di farlo insieme a tutto il forum e a tutte le soggettività politiche, sociali, culturali che si battono per l'acqua e bene comuni e per la difesa dei servizi pubblici. Va portato un ragionamento intorno alla democrazia. In questo paese oramai viviamo in una ricostruzione della realtà orwelliana. Mario Draghi è stato presentato come erede di Federico Caffè. Ora, io sono concittadino di Federico Caffè e quindi ci sono cresciuto, diciamo, a pane e caffè. Beh, Federico Caffè negli anni Ottanta era il grande oppositore di tutto ciò che ha rappresentato Mario Draghi. Federico Caffè è quello che esprimeva fastidio per la visione del pubblico come inefficiente. Federico Caffè era lo studioso che diceva: badate, se si dice che non possono funzionare servizi pubblici, si dice alla fin fine che non può funzionare la democrazia. Io credo che questa cultura, che è quella che ha generato i diritti di cui ha beneficiato il nostro popolo nel dopoguerra attraverso lotte, impegno, ma anche attraverso la capacità di costruire un'economia pubblica, ebbene questo patrimonio debba essere messo in campo per costruire un'alternativa a questo governo della guerra e del saccheggio dei beni comuni. Grazie, grazie a Maurizio Acerbo. E passo la parola, credo che se non c'è nessun altro che non era diciamo programmato ma volesse intervenire, ovviamente è possibile, però per il momento passo la parola all'onorevole Daga.
sera ormai. Allora, intanto grazie per aver organizzato questo momento, che è sempre un momento di condivisione, e io di solito ne approfitto per poter dare un po' di notizie su quelle che sono le cose che accadono. Allora, noi abbiamo un DDL concorrenza che, ringraziando il cielo, non è un decreto, ma è un progetto di legge, una delega al governo, e quindi ha dei tempi un po' più lunghi, nonostante il governo abbia tanta fretta di farlo passare, e quindi si paventa l'ipotesi che effettivamente solo il Senato ci metta mano. Ma su questo già abbiamo attivato un po' di canali, diciamo suggerendo e chiedendo fortemente che venga anche trattato presso la Camera dei Deputati. Questo perché logicamente ci sono più voci, ci sono più soggetti che hanno la loro da dire. Noi fino ad oggi siamo riusciti ad avere un incontro che è stato organizzato da Palazzo Chigi con i senatori, al quale ho potuto partecipare anche io, e è stato fatto questo incontro di diciamo di condivisione di quelle che sono le idee su questo articolato, mostrando varie e varissime criticità. Ogni gruppo parlamentare ha tirato fuori un pezzo. Devo dire che tutti i gruppi di maggioranza sono stati abbastanza compatti e coesi nel portare avanti tesi comuni. Quindi il fatto che non sia un impianto fatto bene già da come è stato scritto, perché sembra diciamo tecnicamente scritto da almeno tre uffici, quindi tre mani differenti che si sono messe insieme e hanno messo insieme settori completamente diversi uno dall'altro. Oltretutto non tocca solamente quei servizi pubblici e locali a rilevanza economica, ma tocca anche qualcos'altro, quindi si dice, cioè è stato comunque espresso anche questo concetto, e se andiamo a ragionare può esistere concorrenza in alcuni settori, ma non esiste concorrenza in altri settori. Quindi anche spingendo su una concorrenza, su qualche cosa che in realtà non può essere messa a concorrenza, gli è stato anche fatto presente questo come concetto. Ora, il fatto in sé che ci siano più settori da mettere insieme, sembra che il governo voglia creare un testo unico, ma un testo unico può essere fatto recuperando tutti i testi che già sono stati scritti nel passato e quindi abrogando leggi vecchie, creando per esempio il testo unico ambientale. Quello è un esercizio di collazione di varie parti legislative messe insieme. E ci può anche stare, il momento in cui si va a modificare un po' troppo non è semplicemente un testo unico, ma un altro tipo di riforma più sostanziale. Resta appunto il fatto che non abbiamo intenzione di lasciare solo la palla al Senato. Bello, bello il Senato, bello carino, ci piace molto artisticamente, ma non ci sembra corretto in questo momento lasciare un disegno di legge solamente ad una delle Camere, nonostante, proprio perché c'è una fretta nel rincorrere poi i decreti legislativi. Quello che si intende fare con questo DDL concorrenza è portare entro dicembre poi tutti i decreti legislativi. Per come è scritto il testo non ci sarebbero nemmeno i pareri delle Camere sui decreti legislativi, e anche questo è stato sottolineato. Oltre a tutto quello che già conosciamo, quindi è inutile stare qui a ribadire che cosa c'è in quel testo e quali potrebbero essere le conseguenze infauste. Io volevo focalizzarmi anche su un altro punto, la questione dell'obbligo della creazione dei gestori unici. Anche con questo questo punto è stato un punto di discussione con il governo, con Palazzo Chigi. Il concetto in sé di obbligare 900 comuni a creare gestore unico quando l'obbligo già c'era entro il giugno del 2015 fa un po' sorridere, un po' come a dire entro giugno del 2015 una serie di territori non hanno voluto creare comunque un gestore unico, qualcuno l'ha fatto, l'Agrigento lo ha fatto, Cuneo lo ha fatto, e lo hanno fatto ognuno per le proprie
modalità, hanno preferito creare un tipo di gestione piuttosto che un altro tipo di gestione, ed erano anche previsti i poteri sostitutivi quando si parlava di obbligo entro 6 anni fa. In questo momento si dovrebbero creare gestori unici, i comuni hanno comunque la possibilità di mettersi insieme anche con una forma di gestione come quella di Agrigento e non ci sono poteri sostitutivi. È un po' particolare a livello tecnico questo tipo di riforma che all'Europa va bene, prendiamo i soldi del PNRR, ok, cercheremo di capire a che punto ci ritroveremo poi a luglio di quest'anno sulla creazione di questi gestori unici. La mia è un po' una puntata ironica, nel senso che chi non l'ha fatto 6 anni fa dubito sinceramente che lo farà entro luglio. Quindi non mi sto neanche a preoccupare più di tanto, ma controllerò l'andamento di questa riformina che è stata fatta ed era prevista anche all'interno del PNRR, come insomma, quel grande librone che uscì poi a dicembre, però anche questo va in qualche modo controllato, anche perché se ci sono problematiche, come dice il governo, su alcuni territori, su alcuni settori specifici, ci sono delle soluzioni da adottare, non è la soluzione quella di dire adesso ti unisci con gli altri, tanto se non l'ho fatto 6 anni fa continuerò a non farlo adesso, magari ci vorrà qualcos'altro. Comunque, nella sostanza, quello che noi stiamo cercando di fare è di avere un'interlocuzione costante con i nostri senatori, abbiamo depositato più di 20 emendamenti di vario tipo, dopo aver letto, mi devo sbrigare, sì. Dopo aver letto tutte le audizioni, perché la metà degli auditi hanno praticamente depositato documenti e quindi vediamo un'ANCI particolarmente forte e risentita di questo tipo di articolato, ringraziando, insomma, hanno anche loro visto qualcosa che non sta funzionando benissimo. Io ci tengo a dire che qualche punto positivo quell'articolato ce l'ha, che scaturiva da una serie di discussioni fatte nei primi governi di questa legislatura, ma se qualche cosa può andare bene, tante altre cose non sono buone e quindi dobbiamo lavorarci sopra. Faremo attenzione su questo. Il compito nostro è questo. Grazie. Grazie all'onorevole Daga. Io acceleriamo perché appunto c'è chi viene da fuori che deve riprendere anche il treno e tornare, quindi passo la parola a padre Alex Zanotelli per un suo contributo. Allora, buongiorno a tutti voi, prima di tutto un grazie davvero per aver organizzato questo momento qui in Parlamento, qui al Senato. Io sono, ogni volta che entro in questi palazzi, mi sento, sto male, perché davvero è sconcertante vedere che dopo 11 anni, 7-8 governi che sono passati, nessuno è stato capace di obbedire al referendum sull'acqua né a quello del nucleare. È grave. Vuol dire che sia questi parlamenti, sia i governi che abbiamo, sono ormai prigionieri dei poteri economico-finanziari militarizzati. Secondo, vorrei dire un grazie a chi ha parlato prima, ai nostri, all'Agostino, come si chiama, a Lucarelli e a Manunta, e vorrei ricordare fra loro anche chi vi ha preceduti, Rodotà, che è stato un grande maestro per tutti noi. Secondo, unica cosa che vorrei aggiungere a tutto quello che è stato detto, bellissimo da parte vostra, è il principio di sussidiarietà. È nel 118 della Costituzione, parla proprio di sussidiarietà,
che è un principio fondamentale anche per la dottrina, dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Quello che non può fare, quello che può fare un soggetto più basso non deve farlo un soggetto più alto. E secondo me la Costituzione riprende molto bene questo ed è una delle cose su cui riflettere. E oggi io vorrei fissarmi sull'acqua, scusate, sarò brevissimo, è la giornata mondiale dell'acqua. Ecco perché siamo qui, abbiamo fatto questo incontro in questo momento. Per me davvero è un qualcosa che mi tocca profondamente come missionario perché l'ho vissuto, cioè il mio impegno parte dalla mia esperienza di vita di 12 anni vissuta nella baraccopoli di Corococcio, dove anch'io ero costretto con la mia tanica ad andare a comperarmi l'acqua e lì ho capito quanto è importante per i poveri l'acqua. E quando sono rientrato in Italia mi sono trovato davanti a Napoli che privatizzavano l'acqua, mi sono ribellato. Abbiamo incominciato un po' la volta tutta questa lotta che ha portato ad oggi, ha portato al referendum e ha portato, secondo me, anche se purtroppo i governi e i parlamenti non hanno obbedito, nel popolo italiano ormai c'è il fermento, ce l'hanno in testa un po' tutti l'acqua. Ed è qui dove io vorrei partire brevemente. Guardate che l'acqua, ma l'acqua, l'acqua è il bene supremo che abbiamo. L'acqua è la madre di tutta la vita. Cioè gli scienziati ce lo dicono in mille forme. Tutta la vita che è nata su questo pianeta, anche la nostra vita umana, nasce dall'acqua, cavoli. Ma come abbiamo fatto ad arrivare a una bestemmia come questa di privatizzare l'acqua? È una bestemmia totale la nostra. E soprattutto diventa, per cui, ecco perché abbiamo lottato e stiamo lottando anche, tenete presente la mia, non è soltanto una questione politica o altra, profondamente etica. E Papa Francesco nella Laudato Si, un testo che sta passando molto di più fra gli atti in università che non nelle parrocchie, per favore. Guardate che è durissimo Papa Francesco. Nel versetto 30 dice: mentre la qualità dell'acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce, soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l'accesso all'acqua è tutto in corsivo, uno dei pochi passaggi di questo testo fondamentale, tutto in corsivo. L'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano, essenziale, fondamentale, universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. E USA per l'acqua subito dopo parla dell'acqua come diritto alla vita, che in campo cattolico è usato solo per l'eutanasia e l'aborto. Diritto alla vita. Ora, se questa è davvero la mia premessa, allora io rimango esterrefatto davanti a quello che sta avvenendo. Vi cito soltanto il World Resources Institute, l'Istituto di Risorse Mondiali, che dice: non parliamo del sud del mondo, in Italia già prevede, avrà uno stress idrico molto critico, meno 50% di acqua disponibile. Ma stiamo impazzendo a pensare una roba a quello che stiamo facendo, meno 50%. E l'ONU dice che nel 2030 la popolazione mondiale potrà usufruire solo del 60% dell'acqua di cui avrà bisogno. 2030, fra 8 anni, per favore. Per questo io sono molto amareggiato del silenzio che c'è stato alla COP26 a Glasgow sull'acqua. Non se ne è parlato. È gravissimo anche questo. Ed ecco l'importanza di legare poi tutti. Notate che entro il 2025 fino a 3 miliardi e mezzo di persone potrebbero sperimentare scarsità d'acqua, soprattutto nel sud del mondo. Entro il 2050
si prevedono 5 miliardi e 700 milioni di persone che vivranno in zone con carenza idrica per almeno un mese all'anno, davanti a una roba, cioè questo bene supremo che abbiamo è già scarso oggi, praticamente è il 3% dell'acqua potabile che abbiamo, il 2,70% è già usato soprattutto da questa benedetta industria e soprattutto dall'agribusiness, è incredibile quanta acqua vada nell'agribusiness, per cui di acqua buona ce ne rimane pochissima, ma stiamo scherzando a parlare, ecco la mia davvero un appassionato grido a questo livello proprio per difendere questo bene supremo che abbiamo. Per cui davvero io, il mio impegno è soprattutto questo, salviamo l'acqua, perché è il bene. Guardate che altrimenti già i nostri nipoti ci malediranno tutti, altro che parlamenti o governi. È un qualcosa di vitale per tutti noi. Ecco che il mio grido in questo palazzo, in questi palazzi in cui io mi sento davvero male perché vedo che non venga ascoltato, ma non è il mio grido, è il grido degli impoveriti della terra, è il grido di tutti gli uomini per una risorsa che è fondamentale. Grazie a tutti voi. Grazie mille a Padre Alex per il suo contributo. E io passo la parola all'ultimo intervento, a Lucio Gentili, sempre del forum, e poi le conclusioni. Lucio Gentili, diciamo che è un po' il nostro ministro degli esteri attualmente, e quindi ci porta il contributo anche della rete europea per l'acqua e il sostegno che è stato accordato. Allora, salve a tutti e a tutti. Grazie per questo incontro, anche perché si sente, no? Anche perché porto la voce europea del Movimento Europeo dell'Acqua. E questa è una cosa molto importante, perché questo tipo di episodi come quello che stanno avvenendo in Italia, e quindi tutti i soggetti e i movimenti che cercano di opporsi, è proprio nell'interesse del Movimento Europeo dell'Acqua, perché nasce proprio dalla convinzione che è un processo che deve nascere dal basso e quindi nasce dai territori, dalle municipalità e dalle popolazioni. Per cui è diventato un fattore sistematico del Movimento Europeo dell'Acqua il dare appoggio a tutte le vertenze che cercano appunto di ridare un uso sociale, libero, equo di questo bene fondamentale. Lo fa in Italia, come in Grecia, come in Germania, come in Spagna, eccetera. Ecco perché si sente in dovere di dare solidarietà anche, e quindi qui avete questa lettera aperta, che viene sentita come tema europeo. E infatti come tale questa lettera aperta che avete visto è stata messa come copia cartacea già a disposizione, il Movimento Europeo dell'Acqua lo spedirà a tutti i parlamentari, deputati e senatori italiani e lo spedirà anche agli europarlamentari, tutti, quindi di tutto l'intero Europarlamento. Allora, e poche cose. Una è puntuale, chiaramente. Vede il PNRR e il connesso DDL concorrenza come una ramificazione del Next Generation, il provvedimento europeo. Quindi lo vede come un'unica, come dire, impostazione liberistica che tende appunto a questa disastrosa, come dire, sottrazione di questo bene pubblico. Ecco perché vede anche nel DDL concorrenza, ed è vero, un preciso proprio effetto di questa filosofia generale. Quindi non è soltanto purtroppo una forzatura di questo governo, tra l'altro anche contro le nostre leggi, i nostri referendum e tanto quanto,
ma è proprio viene vista come un'applicazione, purtroppo, di questa filosofia che invece il movimento, ad esempio, europeo dell'acqua è chiamato a contrastare. Quindi questa lettera esprime chiaramente l'opposizione a ciò. Sono molto breve e inutile, questo è stato già detto tutto. Qui appunto riprende tutte le argomentazioni, però rimette in un contesto generale. Chiede lo stralcio dell'articolo 6, ma ricorda, e questo è importante, che c'è un disegno di legge che sta da anni praticamente nei cassetti della Commissione della Camera dei Deputati Ambiente e Lavori Pubblici. Qua si ricorda, questo è molto importante, che questo progetto di legge nacque prima del referendum, nacque sì praticamente dal 2007, forse se ne parlava perfino nel 2005, e solo quando ci fu questa accanita resistenza a difesa dei grandi interessi privati che a questo punto si trovò inevitabile fare il referendum. Ricordo che il Movimento Europeo dell'Acqua è nato a Napoli nel 2011 ed è praticamente stato fatto proprio sull'onda di quel clima e anche su importantissime municipalizzazioni in Europa, quindi non c'era solo la cosa di Napoli. Questo per chi volesse vedere il sito, la carta di Napoli, che è il movimento fondativo, nasce proprio nel 2011 ed ha dei principi che vengono confermati nel tempo, come l'ultimo incontro di Barcellona dell'ottobre, dove appunto viene ricordata questa ostilità rispetto a questa filosofia e ai vari recovery fund che vanno verso la privatizzazione. Ecco perché penso che è inutile che lo legga, il materiale è a disposizione di tutti. Dico solo che c'è questa dimensione sovranazionale perché dice che questa tutela è minacciata dalla crescente influenza dei soggetti finanziari nello sviluppo delle strutture, infrastrutture idriche e sanitarie, dove si sta imponendo una logica speculativa che è predominante nel mondo della finanza. Infrastrutture idriche e sanitarie significa tutto il ciclo dell'acqua. Per esempio in Portogallo c'è adesso l'avvio di municipalità, diciamo, abbastanza coerenti, ma verranno condizionate perché la distribuzione primaria e le sorgenti di acqua potranno invece essere aperte alle grosse multinazionali, ulteriore dimensione sovranazionale. Ecco perché come Movimento Europeo dell'Acqua dobbiamo intervenire. Ed ecco la connessione con la quotazione in borsa, inutile che mi ripeto, ma era importante che il Movimento Europeo dell'Acqua lo ribadisse a tutti i parlamentari italiani e a tutti gli europarlamentari. Per questo chiediamo alle istituzioni nazionali europee di pronunciarsi contro la quotazione in borsa dell'acqua, tra l'altro come peraltro già denunciato dal relatore speciale dell'ONU, Pedro Arrojo, che tra l'altro interverrà pure nel forum alternativo di Dakar, questo è importante, per cui, ed è già intervenuto in un altro convegno in Francia, a livello europeo. Questo per poter appunto dire che il Movimento Europeo dell'Acqua lo sente come una tematica europea. Quello che avviene nei singoli stati e quindi con questa bruttissima, avvilente episodio del DDL concorrenza dell'articolo 6 è un fatto europeo e infatti arriverà a tutto l'Europarlamento. Grazie. Grazie anche a Lucio. Questa lunga maratona, diciamo che sforiamo proprio di qualche minuto e lascio la parola direttamente a Corrado Oddi, sempre del forum, per tirare un po' una sintesi delle conclusioni. Sì, io vi prenderò poco tempo, visto l'orario, però
penso valga la pena fissare alcuni punti nell'importante discussione che abbiamo fatto oggi. In particolare ne fisso tre. Il primo è che appunto oggi è la giornata mondiale dell'acqua e solitamente nella giornata mondiale dell'acqua tutti parlano di diritto all'acqua, tutti parlano di, si fa come dire, l'apologia del fatto che l'acqua è risorsa fondamentale, eccetera, eccetera. Noi oggi, a partire dalla riflessione che abbiamo fatto sul disegno di legge concorrenza, vogliamo dire che per noi, in questa giornata mondiale dell'acqua, l'alternativa tra mercificazione e finanziarizzazione dell'acqua da una parte o acqua bene comune è sempre più stringente e la scelta è sempre più netta. Per farla breve, non torno per esempio sulle questioni per cui dalla fine del 2020 per la prima volta c'è stata la quotazione in borsa dell'acqua. Invece faccio una breve riflessione a proposito appunto di diritto all'acqua in generale, l'acqua, questioni che condividiamo tutti quanti, del fatto che il sindaco di Firenze, quello di Roma, quello di Assisi, col sostegno del governo italiano, hanno candidato l'Italia a ospitare il Forum Mondiale dell'Acqua nel 2024. Adesso, al di là del fatto che girano notizie che magari non sarà così, però devo dire che abbiamo già trovato francamente una cosa, come dire, che ha dell'incredibile. Cioè il Forum Mondiale dell'Acqua, che è notoriamente il forum organizzato dal Consiglio Mondiale dell'Acqua, egemonizzato dalle grandi multinazionali, appunto il sindaco di Firenze, quello di Roma e quello di Assisi, insieme al governo italiano, dicono vogliamo magnificare il Rinascimento italiano, per cui candidiamo questo paese appunto a ospitare il Forum Mondiale dell'Acqua. Ecco, non l'abbiamo detto, continueremo a dirlo, vediamo se succede. Ovviamente, se dovesse succedere, faremo come in tutti gli altri paesi in cui è stato fatto il Forum Mondiale dell'Acqua, e cioè organizzeremo il controforum. E, dicevo, secondo punto, dentro questa giornata in cui noi vogliamo dire che l'alternativa appunto tra mercificazione e acqua bene comune è sempre più netta, ci sta la vicenda molto grande del disegno di legge concorrenza. Io non riprendo nessun punto di merito, è chiarissimo, le cose che hanno detto i giuristi, i contributi che sono dei parlamentari, i punti di merito, cioè sul fatto che il disegno di legge concorrenza significa da una parte tirannia della concorrenza e dall'altra parte svuotamento di ogni ruolo dell'ente locale, appunto io penso che dovrebbe essere sufficientemente chiaro. E invece quello che mi interessa dire è che noi sul serio pensiamo che ci debbano essere interventi sostanziali sul disegno di legge concorrenza. Non abbiamo fatto questo convegno come fatto di poi importantissimi gli approfondimenti di tutti, a partire dai giuristi, ma non abbiamo fatto un seminario accademico. Abbiamo voluto fare questo convegno qua dentro perché si sta discutendo adesso al Senato, perché vogliamo che appunto rispetto al disegno di legge concorrenza delle cose succedano. La prima cosa è stato detto, ma ci teniamo a ribadirlo, non può essere che discuta solo una Camera, cioè in questo caso che discuta solo il Senato e poi lo si passi alla Camera e che siccome c'è il monocameralismo di fatto, una volta che il Senato ha finito la discussione, alla Camera semplicemente si fa la fotocopia. Primo fatto, bisogna che tutti i rami del Parlamento discutano. Secondo, la metto in fila, dall'obiettivo di massima, diciamo così, ma anche l'obiettivo più moderato, perché per quanto ci riguarda bisognerebbe proprio, come dire, metterlo, cioè tirarlo proprio via, non solo stralciare l'articolo 6, tutto il disegno di legge concorrenza. Come ci siamo detti, il disegno di legge concorrenza non interviene solo sul servizio idrico, sui servizi pubblici locali, interviene sulla sanità,
interviene sul, sul trasporto pubblico, sull'energia, sui rifiuti. Bisognerebbe proprio, come dire, che non ci fosse questa roba qua da discutere. Ma che se c'è da discutere, che perlomeno si stralci l'articolo 6 e all'interno dell'articolo 6 che perlomeno non si parli di quella che ormai è nota come la lettera F e la lettera G, ovvero sia del fatto che gli enti locali devono fare una relazione all'autorità garante della concorrenza e l'autorità garante della concorrenza poi in qualche modo poter intervenire sulle determinazioni degli enti locali. Così come anche diciamo che in quel disegno di legge non deve starci nessun riferimento a una nuova normativa sui servizi pubblici locali, sul servizio idrico e sugli altri servizi pubblici locali, e neanche le incentivazioni per le grandi aggregazioni. Non mi soffermo perché non c'è il tempo. Però è evidente che il disegno di legge concorrenza, oltre a effettuare quell'operazione di svuotamento del ruolo degli enti locali, in consonanza col PNRR disegna anche un modello di gestione dei servizi pubblici, fondamentalmente incentrato sulle grandi multiutility. Ecco, queste sono le cose sulle quali il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua è intenzionato a continuare la propria iniziativa e la mobilitazione per portarle a casa. E oltre al convegno di oggi segnalo che si sta producendo nel Paese comunque, come dire, una mobilitazione significativa. Sono tanti i consigli comunali che hanno approvato ordine del giorno per lo stralcio dell'articolo 6, da Torino, a Milano, a Napoli, ai consigli regionali del Friuli, delle Marche, molto buoni, in particolare quello delle Marche, che non solo ha votato l'unanimità alla richiesta di stralcio, ma ha già sin d'ora detto che se del caso l'Assemblea Legislativa delle Marche impugnerà quella norma davanti alla Corte Costituzionale, perché noi, come dire, in ogni caso pensiamo che appunto che si debba produrre una mobilità nel Paese. La si deve produrre con gli ordini del giorno, ma anche con il fatto che in tante realtà associative, di movimento, politiche, appunto, stanno costruendo attorno a questa vicenda una coalizione larga che ci fa dire che questa battaglia la possiamo fare sul serio. E diceva giustamente in uno degli ultimi interventi padre Alex, è vergognoso che dal referendum a oggi nessun governo abbia dato applicazione al referendum. Io lo dico anche in altro modo, siamo sufficientemente coriacei come Movimento per l'Acqua che siamo ancora qua, nonostante da 10 anni e più a questa parte, come dire, nessun governo abbia voluto dare seguito all'intendimento referendario, e siamo sufficientemente coriacei per dire così, che su questa battaglia del DDL concorrenza, come dire, non solo vogliamo farla diventare ancora più forte, ma che non ci, ma come dire, ma su questa è una battaglia che facciamo fino in fondo, perché oggi c'è la questione del Parlamento e seguiremo i lavori parlamentari e vedremo anche le iniziative di mobilitazione che si possono mettere in campo, oltre a quelle dei consigli comunali, ma eventualmente ci sono anche i pronunciamenti davanti alle corte, ma eventualmente ci sono anche altri strumenti che possono anche riportare anche la volontà popolare, come facemmo nel 2011. Perché anch'io sono convinto, come molti qua dentro, che quella grande vittoria non solo, come dire, fu il prodotto di un grande lavoro, una grande mobilitazione, ma che ha anche sedimentato una sensibilità dalla quale io penso è difficile tornare indietro. Insomma, io ho finito sul serio, non abbiamo fatto questo importante momento di convegno oggi perché era necessario approfondire tutta una serie di questioni, era necessario che ci dicessimo coralmente tutta una serie di considerazioni, ma quello che vogliamo dirvi è che ovviamente questo è semplicemente una tappa di un percorso che per quanto ci riguarda andremo avanti e andremo avanti con determinazione. Grazie,
Grazie a Corrado per aver tirato un po' le fila della discussione, mi sembra stato molto molto interessante. Io non la faccio più lunga di così perché già abbiamo, diciamo, superato i limiti di tempo e anche immagino di pazienza di tutti nell'ascolto, e quindi ringrazio ancora tutte e tutti per aver partecipato, i relatori, e niente, immagino che saremo costretti comunque a rivederci perché appunto il percorso e la riflessione e la mobilitazione continuerà. Grazie.